Ragazzi, vi giuro, ho faticato a schiacciare il tasto per cambiare la cosa sc della scena di OBS perché non ci riuscivo. Eccoci qua, bestiacci, bentornati in un nuovo ed incredibile video dove devo Ah, sussurrare perché ragazzi, di là stanno facendo lezioni onorevoli, dedicati a Unshrouded, il gioco più bello del mondo, che portiamo noi, ovviamente, in anteprima mondiale, solo qui su Coop TV alle solo noi, 21:30. solo noi. Ovviamente figli di Mediaset. Tu sei un figlio di Mediaset. Bravo, bene. Assolutamente sì, Eccoci assolutamente sì. qua, bestiacci. È un piacere, un onore. Andrea sempre più presto. Cosa Chi vuol cazzo la guarda, chi cazzo la guardava la Rai? Perdonatemi, chi cazzo mi ha guardato la Rai da piccolo o mai? dire? Dai. Chi è cresciuto negli anni 90? Credo nessuno. Poi, boh, non lo so. Beh, oddio, a Anche parte quei tre adesso i programmi cazzo del guarda. cazzo. C'è Sanremo ogni tanto, no? Non so, Sanremo è Beh, sulla Rai, giusto? fra un po' arrivi, sì, fra un po' arrivo, fra qualche settimana arrivo. Guarda, io Inizieranno i meme, non vedo l'ora, Spero cazzo, di che si vedere dia quello. Greenbound a Sanremo e di vincere Sì, ma tutto. c'è Sanremo, Bravo, deve Greenbaum. vincere tutto e far capire quanto sia trash in generale ciò che ogni anno viene fatto in questo bel paese. Bestiacci, bentornati. Come state? Tutto bene? Ma domanda chi guarda la TV? Beh, adesso, ora come Ma ora, dai, è un po' effettivamente è vero. una domanda che è passata fuori moda questa. Effettivamente è vero. Scusatemi se vi sembro impegnato, ma io volevo farvi vedere questo. Volevo sputtanare uno di voi su Telegram perché si fa, Vabbè, tanto ragazzi. tutto pubblico. Si fa, voi sub avete Telegram. Il nostro Dascione commenta con: Wow, non ci credo. Ritirato fuori un'intervista Avete vecchissima. fatto un'intervista con Nerpool, che tra l'altro non è che ci hanno intervistato, siamo stati noi ad intervistare Sì, è vero. il ragazzo di Intervista. Nerpool. Non so se ve la ricordate quell'intervista, ma parliamo Sono di. gli intervistati a intervistare gli intervistatori. Parliamo di anni fa, ma la cosa che a Del noi ha 2021. colpito, la cosa che noi ha colpito è Coop TV Dino Età. Cioè, lui ha Sì, cercato Coop la barra TV di Dino ricerca. Età e gli è uscito Nerpool e Coop TV intervista che non ti aspetti. Ma non solo, perché poi ci fa sapere che in realtà, come c'è scritto qua, dov'è che c'è scritto qua? C'è scritto che lui in realtà ha cercato prima Coop TV su Google in generale, poi tra i consigli è uscito Coop TV Dino Quindi è Età. quello più Che cercato ansia! di noi. Che ansia, che ansia. È tutto collegato, sì, Lo sanno assolutamente. tutti che hai 19 anni, dai. Comunque Non è un sono suo, io segreto. sono su Akinator, tu sei su Akinator. Forse sì, forse una volta ci hanno fatto il direct dove c'ero anch'io, Dopo ci però io non ho la cerchiamo. foto, io non ho la foto, io non ho la Allora, foto. ragazzi, dopo la live ci cerchiamo su Akinator, vediamo se viene fuori Andrea, se E non viene lo mettiamo noi. che No, una crisi. tua foto ce l'ho, guarda, aspetta, metto questa foto Mettiamo qua. quella che ho messo oggi del VR, che sembra un cervo, gli spara No, di fare metto queste qua di addosso. stock che mi hai inviato, va bene? Va bene, vediamo. Ah, Queste sì. qua, perfetta direi, no? Ragazzi, che dite? Mettiamo questa del maestro, casomai non ci Comunque, fosse. volendo abbiamo trovato anche una nuova reaction per dopo. Ah, sì, beh, perché stasera, incredibile, ragazzi, contenuto tutto tondo. Iniziamo a giocare un po' più presto, perché vogliamo giocare un po' di più. E quindi adesso vi salutiamo e giochiamo. E poi ci buttiamo sulla reaction di. Rui Cenet, che conoscerete tutti. Io non avevo la minima Lui non idea lo di chi conosce cazzo fosse. fuori dal Sono fuori mondo. dal mondo, a quanto pare. Vado a vedere il suo canale 7,5 milioni di iscritti. Io non ho la minima idea di chi cazzo. Chi? Vedi? Io non Ma sono come l'unico. chi? Ma dove cazzo Ma chi cazzo è? vivete? Ma chi l'hai sentito solo Ma tu? dove cazzo vivete? Ma Porco che nel mondo Giuda. siamo 6 miliardi, 8 miliardi, eh? 7 milioni di 8 Ragazzi, miliardi è pochissimo. quello che ha fatto il video della città più inquinata del mondo e la città più fredda del mondo, Ma chi lui che cazzo è? si Ma vedi che non ridoppia. sono l'unico. Si ridoppia in italiano perché nessuno conosce il vero nome. Tutti hanno visto quel video. Nessuno conosce il vero nome. Vedi, Ma a ah te è rimasto in testa. Vabbè, sì, lo conosco. Sì, so ma chi è. Sì. Daxin, vabbè, ma Daxin è un uomo di mondo, sa tutto, non è Daxin è Rui Nordinter. Cenet. Ah, eccoci, eccoci, eccoci. Ma lui di che origini è questo Rui Cenet? Non lo so, Che non poi lo è so. Cenet, immagino sia Penso Rui. sardo. Penso sia Rui Cenet, ma tu sei un Minchia, ragazzi, ignorante, lo chiami ho Cenet. visto il Dica. funerale di Gigi Riva, che è Così. un campione del Cagliari, e c'erano gli intervistatori che parlavano in sardo, ma il sardo è la lingua di Mordor. E io perché secondo te ci faccio battute su questa cosa qui? Perché è Ma come qualcosa di. cazzo è possibile? Ma non ha Come ti permetti? È la una protolingua, è partito sintassi. tutto da lì. Prima del latino Concretamente c'era il sardo Gandalf antico. nella Compagnia dell'Anello che parla la lingua di Mordor diventa tutto nero, uguale. Sì. Uguale. Poscar. Identico. È L'orchesco. identico, porco Giuda. Kotarika, Kotmira.
Io sto mangiando nel frattempo guardando la live. Buona digestione, ragazzi. Spero che voi digeriate diversamente da me, che oggi sono intoppato da far schifo, quindi respirerò. Io ho il collo bloccato. Respiro ad alternanza, perciò eccoci. Lui si è bloccato la schiena alzandosi dalla sedia, perché siamo persone. No, comunque... giocando col VR quando ho fatto quel movimento strano. Eccoci qua, siamo persone comunque, come potete vedere, performanti, ma sarà colpa dei vaccini, sarà colpa del Covid, come, sì, ci, penso detto, come ci hanno detto alcuni di voi. E niente, ragazzi, quindi in sostanza, come potete vedere, siamo qua. Allora, basta cazzate. Mi stai ascoltando? Basta minchiate. Basta. Basta Tigidino, adesso basta vi informare. No, Tigidino in realtà ci sono notizie. No, non ci sono notizie. Era solo Tigidino. Di Palworld ormai la stampa. No, c'è una basta. Notizia sola che vale la pena di dire. Giustamente per equilibrare un po' le cose. Dopo il casino Sony c'è il casino Microsoft. 1900 persone stanno per essere licenziate da Xbox. Dato che ti ricordi l'altra volta che era venuto fuori il casino Sony, eccetera, eccetera. Questo è per farvi capire, ragazzi, che anche di Twitch. Che no, era Twitch, licenziato. Vero, non era Sony, scusate. Per farvi capire, ragazzi, che i tagli di teste in una società non vuol dire che purtroppo... sta fallendo, vuol dire semplicemente che purtroppo sono cose che si fanno perché alcuni lavori diventano poi superflui. Molti, quando... molti dicono che grazie all'IA, cioè per colpa dell'IA che licenziano. mi avete rotto il cazzo questi IA. Ma magari. Sei contro gli androidi? Ma no, semplicemente non può un'intelligenza artificiale così... becere banale cancellare lavori interi. No, banale. Tu mi devi spiegare adesso, a parte creare dei video inquietanti su TikTok, l'IA che cazzo serve? Beh, perché cosa la stanno usando? Ci sono delle modelle IA che commentano e scrivono direct di loro spontanea volontà. C'è Amurant che si è costruito un business con la sua versione intelligenza artificiale. Ma tu stai facendo degli esempi di cose inutili. No, sto dicendo cosa serve, cosa ha portato. Sto facendo degli esempi che adesso l'OpenIA ChatGPT-6, se non sbaglio, è molto potente, quindi potrebbe sostituire un essere umano in dei lavori meccanici. Ma ce l'avevi scritto sopra, OpenIA GPT? Infatti io non sono veramente io. Adesso diventa il video di Will Smith. Sì, questa è intelligenza artificiale. Pensi che io, secondo te, perché non invecchio? Ti tiro un ceffone. Prendo quei video in cui tanti I'm not a really person. A really person. Grande maestro. Partiamo, mi piace. Allora, che c'è? Sexy Tommy, cosa che gira? Derrick, Oefel, Andreina Ia arriverà. Ambretta, Franny, Daxin, ovviamente. Coboldo d'oro sarebbe, poi c'è Ricky Marr, poi abbiamo Isabello, pochi altro, Ryuk, Caffè Caldo, Illecool, the Empress of the Seas, incredibile, Amorevole, Ben 10, Horizon Ken, Darth Sidious, dai per favore, che poi iniziamo così, iniziamo a ridere come dei mongoloidi per tutta la serata per un suono, siamo delle scimmie, cazzo. Cop TV Dani, chiamami Soledo, Sassofe, Guerriera Celtica, più che altro, Gab, Dadaele, Yo Mama, Horizon, Il Postino, ma quelli nuovi, Fide, fermi, adesso mi fermo qua, Kurdaz, Gab, Legionari o Legionari, Christian, Marge, Gab, Salbo, Jamix e ultimo, ma non ultimo, chi è l'ultimo degli ultimi, ragazzi? Qualcuno di nuovo, tra l'altro, voi sub avete Telegram, avete visto cosa accade su Telegram? No, andate a vedere, così fate. Vi ricordo anche l'acqua, perché l'acqua è importante. Dino non mi ha ancora chiamata, ma certo che ti ho ancora chiamata, the Empress of the Seas, l'ho appena detto. Mi piace degli scatti alla schiena io. Fermi, Bonnie, l'ultimo, eccolo lì, Killer Gamer 841, che non è nuovo, ma non importa. È un piacere, un onore, bestiace, benvenuti qua alla casa del Signore, che sta là e che non è nostra. Direi di partire, infatti fatemi un attimo chiudere Telegram, vi ricordo che voi avete Telegram, ma che io non lo leggo. Facciamo così. Andrea si sta ammalando per Telegram, ed è colpa vostra. Sì, mi piace, soprattutto quando triggerate Imdall con le vostre... Notate che non c'è differenza tra lui e il muro. Foto. Vedete che c'è differenza tra lui e il muro? Lui è proprio l'uomo bianco, guardate. Vedete cosa state facendo? Ecco. Canonicamente malvagio per colpa vostra. Allora, Chaotic Evil. Enshrouded... allora, per chi non lo sapesse, ragazzi, Enshrouded l'abbiamo giocato ieri, perché è uscito ieri, c'è stato il Day One, i sviluppatori ci hanno fatto il favore di darci due chiavi, io intanto sto sbavando, non so per quale motivo, sarà colpa della Golia. La colina. E il gioco l'abbiamo provato in un'ora, e in quest'ora ci siamo innamorati, è uno dei survival più belli che sia mai stato fatto, e lo dico voglio bruciare le tappe. È la fusione dei giochi più belli, abbiamo Minecraft per la costruzione, ragazzi, è qualcosa di eccezionale, abbiamo Valheim per
la sopravvivenza e l'esplorazione. Abbiamo anche una, c'è anche un po' di quell'anticchia di Conan Exile, quindi con, c'è anche Gothic perché tra l'altro è GDR, è Dark Fantasy, è tutto quello che Fable. Si serve, ragazzi, ed è un valido sostituto a Palworld, casomai di Palworld non ve ne fregasse un cazzo perché siete persone serie, giusto? Si fa così, giochiamo. Ragazzi, ho scoperto perché alcuni di voi non riescono ad entrare su Telegram. Cambiate nome, perché se avete dei caratteri asiatici il bot non vi fa entrare, perché potrebbe, vi scambia per bot la vostra... Boh. Ora, la domanda è giusto questo? Assolutamente sì. Eimdall che decide, cioè non sono io a fare le regole. Eimdall minaccia pure me a volte, un giorno vi manderò lo screen che minaccia pure me. Guardate che meraviglia, il mio personaggio, me medesimo, che si va a ricreare digitalmente in questo mondo virtuale. Guarda come ride. Dove subirò violenza. Attenzione, attenzione ragazzi, guardate che meraviglia, io in questi abiti direi quasi contadini, e con questo violino di sfondo, proprio un povero, mi sento proprio, costruirò un impero su di una collina, ve lo prometto, e voi ne farete parte, perché ragazzi questo gioco è fino a 16 giocatori, quindi mi raccomando, voi di Telegram soprattutto, dato che con quelli di Telegram giochiamo, se qualcuno di voi vuole giocare, preparatevi, perché a breve ci organizziamo, ci organizziamo. Poi ci informeremo anche sul server, o il server aperto. Esatto, no, lo compriamo un server apposta per il canale, ragazzi. Lo compri, lo noleggi, praticamente devi pagare un canone mensile, il server è sempre aperto. Ma perché devi specificare ste cacate, quindi? E allora basta. Gioca, non lo so, gioca. Beh, invitarmi, ricordati, metti la password. Guarda, la vedete la password, ragazzi, la vedete tutti in chat, perfetto. Il maestro la sa qual è, voi no. Era quella di oggi, no? Con più numeri, giusto? Certo, certo. Ok. Initiator, Enshrouded. Sì, compriamo un server. Tanto lo compriamo noi, però vabbè. Se volete fare una colletta... No, ragazzi, ma non costa un cazzo. Eccoci! Ah, livello 1, artigiani 1, officine 4. È vero, fagli vedere la biblioteca. Abbiamo fatto un po' di roba, eh. Abbiamo esplorato un pochino quella che è la costruzione. Intanto invito Andrea, così vi faccio vedere Andreina e la sua prepotenza. Pensate, Andreina Mesopotamia l'ha chiamata. Invita una lobby. Perché è proprio Hammurabi, il codice di Hammurabi. Eccolo qua, il nostro Fabbro, che tra l'altro ha un'insolazione, poverino, c'ha le spalle rosse. Osvaldo, grande Osvaldo. Osvaldo, sì. Viene voglia di fargli pac sulla schiena per vedere se rimane la cinquina sopra stampata. Comunque, ragazzi, fai mobbing. Cos'è che devo fare? Abbiamo fatto sta casettina qua. Vedete questo camino? L'ho fatto io, cubo per cubo, cioè nel senso, il gioco ti permette di fare il camino, che è quello che vedete qua dentro. Ma il resto l'ho fatto io. Questo gioco ti permette di fare quel cazzo che vuoi in ambito di costruzione, ovviamente. Perché non è che posso andare lì, guardare il fabbro e tagliargli un alluce con l'ascia. Cioè, sarebbe figo. Ma l'intelligenza artificiale prima o poi ci porterà... No, ma no, non è vero, dai, non è vero. Non entra, fa come ieri. Impossibile unirsi. No, non è possibile. Funzionava oggi. Ma non è possibile, ma è una congiura. Trovo un modo. Non sto scherzando. Che cazzo devo dire? Continua a dirmi errore. Impossibile unirsi alla partita. Trova un modo. Ma perché? Allora, facciamo una roba. Faccio un'altra password, va? Ho capito. Ma no, ma la password è quella che abbiamo usato oggi. No, ne rifaccio un'altra, perché l'altra volta l'avevo ricambiata e l'avevo allungata, ti ricordi? Oggi l'ho allungata. Magari ricambiando password, che cazzo ne so. Ah, così Andre. Si sveglia il gioco. E che cazzo ti devo dire? Io ho una certa... No, allora, penso gioca... che magari la sera forse ci sarà più gente e... Te la invio, mi raccomando, È difficile, ragazzi. Aspetta che qua devo farti la foto, perché scrivere non ho voglia. E così ogni live, ogni cooperazione ormai è così, sì, ragazzi. Sì, ormai separati in casa ormai. Initiator. Chi c'è? Lo fa di proposito perché sei favorevole alla mente di... Non ho capito un cazzo, però va bene. Figa, ragazzi. 25... Ok. Ma non devi dirlo, cretino! Okay. No, l'ho detta così almeno se capisci che è quella, ok. Però ma santo c'è. C'è una roba allucinante. Due ore che sto cercando di architettare con le scene di OBS per non far vedere la password, 25. Bene. Allora, aspetta un attimo. Oh.
mi mangio un fungo, no? Perché fa male. Mi prendo toh, una bacca viola. Oh, mi sono fatto lo scudo, come potete vedere. Mi sono fatto anche il fabbro, cioè nel senso che l'ho costruito, non che mi sono fatto un fabbro. Dimmi che entri, per favore. No, mi continua a dare errore. Non ce la faccio più, Andrea. Ma perché sta? Non è che perché sono con Discord in live, cioè. Ma che cazzo c'entra? Ma non iniziamo ad avere. Ma tu, allora, voi dovete sapere che è andato in depressione questa musica. Sì, per colpa di Voda. Infatti, ho speso bei soldi per farmi la linea definitiva che arriverà settimana prossima. È andato in depressione per colpa di Vodafone. Toby, non Vodafone, Toby. Toby, sì. Ah, allora, facciamo una roba intanto. Andrea, tu intanto prova a rientrare molteplici volte, prima o poi ce la farai, secondo me. Devo mettere via le robe nel menu. Vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto. Cioè, nel menu, nella cassa. Vi faccio vedere che cazzo abbiamo fatto. Allora, ovviamente questa qua sarà la nostra prima base, ma come prima base è di prova. Abbiamo costruito un po' di puttanate. Io ho una camicia stracciata, che in realtà non serve a nulla, quindi probabilmente la elimino. Cancella, elimina. Non entra. Non entra, perfetto. Elimina. Non può entrare. Non può entrare. Non lo sopporto più. Con tutto il bene che l'Italia li vuole, io non lo sopporto più. Poi facciamo una live con lui. Sì, sì, invitato ovviamente in live a giocare con noi. Anche se non potrai entrare. Allora, lo teniamo come effetto sonoro per le Cop Night, così continua a dire non può entrare. Boh, però aspetta, adesso provo a chiudere e riaprire il gioco. Sono entrato! Porca entra! Puttana! Eccola qui, guardate che meraviglia, anche lei sarda. Hai visto che c'ho la treccia di cavallo? Ma sai cosa puoi fare una con la treccia di cavallo? Perché perché c'è l'acconciatura da maschio? Adesso tu esci, no, non è da maschio, ti rifai un altro personaggio e te lo fai femminile, perché devi piacere ai miei occhi. Non è da maschio questa acconciatura, perché sai con la coda di cavallo cosa puoi fare durante l'amplesso? Ragazzi, a me dispiace, però... No, ma... Cazzo, guarda lì, ma da lì siamo arrivati? Comunque intende dire che sì, puoi prendere per... No, puoi spazzare... Spiego perché... C'è anche un castello di là, guarda. Ma non le avevo mica viste ste robe. Perché mi faccio sempre donna? Perché ho un contratto con Andreina, non posso fare personaggi maschili. Ragazzi, perché in un mondo virtuale quale quello del gaming si cerca di essere ciò che si vuole essere. Come vedete, io cerco sempre di essere me stesso, lui invece vuole essere una donna. Che male infatti, c'è? Io sono me stesso sempre, voglio cambiare. Ragionissima, è un qualcosa che condivido. Allora, qua c'è una grotta da esplorare, la esploriamo? Una esplorazio fellazio? Vai. Mi butto. Vai. Sono avvolto, mi piace. La destabilizzo. Allora, ho capito anche come funziona l'abilità che ho sbloccato. Mi ha menato a me, giustamente. Vai, sta picchiando lui, vai. Mi ha menato a me. Uccidi l'altro, bro. Uccidi l'altro. Allora, aspetta. Guarda che labbra. Hai sbagliato persona. Ti immagini? Qua, dove cazzo siamo? Sì, non gliene fregherebbe un cazzo. Sono tanti, io. L'hai detto come Giovanni. Li penso io. Stabilizzalo. Aspetta che c'ho l'attacco. Me l'hai ucciso prima che lo potessi uccidere. Te l'ho ucciso nel mentre te l'ho ucciso. Eccoci qua. Qua c'è questa fica dalla montagna, come al solito. Allora, questi ragazzi sono dei... Allora, abbiamo scoperto che non è procedurale il mondo, intanto. Probabilmente meglio, la mappa è sempre la stessa. Non lo so, chi di voi ha già giocato al gioco ce lo dica. Magari i dungeon istanziati saranno procedurali. E la madonna. Andrea, farlo mai più. Non... Aspetta, c'è qualcosa? No. Un forziere, mia. Oh, il vino, qua ci vanno il vino. Fasciatura, mia. Poi? Dei rametti, mio. Siamo avvolti, però. Qua c'è altra roba, aspetta che la spacco. Ecco i libri mi ha dato, guarda. Se vieni qua dai libri te li fa raccogliere. Non vedo un cazzo. È vero che tu c'hai la bacchetta? La bacchetta. La bacchetta. Poi sono dei tubi? Ah no, sono prolassi della... Prolassi, vabbè, qua il geometra. Si avvicina, c'è un piccolo problema di muffa, leggero. The boy who lived comes to die. Qua si può rompere? Sì, questo era salvo il tipo. Sì. Ok, eccoci qua. Io sto prendendo roba, non so che cosa, comunque. Ho bevuto l'acqua, sì. Hai bevuto l'acqua? Guarda che quest'acqua, l'acqua è necessaria. Giustamente, visto che l'acqua è necessaria, vi ricordo che bello, ho trovato lo scudo. Ho trovato lo scudo dei nemici. Potete trovare lo scudo dei nemici. Che cazzo dici? Ho trovato lo scudo dei nemici, figo. Tanto bevo. Blocco 1, ma fa schifo. Potenza di parata 60, durata massima. Ma fa cagare, più forte il mio scudo.
Questo però è più bello. È ovvio che è forte, più forte il tuo scudo. Lo vuoi tu lo scudo dei nemici? No, ce l'ho, l'ho trovato anch'io prima. Ah. Vabbè, vedete, una persona umile non si vanta. A differenza di te non flexo le minchiate. Vabbè, vabbè. Un altro! Cosa? Vado con i fischioni, vai. Cazzo, dov'è? Ci penso io. 4 luglio. A posto. Il gameplay, ragazzi, lo stiamo scoprendo. È bellissimo, vi giuro che sembra una stronzata, ma è fatto da Dio il combat system. Se fossi una donna gli avrei già chiesto di sposare. Ma che cazzo il gameplay dire? Nel senso, se il gameplay fosse una donna, ma che cazzo vuol dire? Ma è triste tutto ciò, ma è semplicemente triste. Con un bigliettino come elementari, mi vuoi sposare? A me rispondevano sempre no. Mi domando il motivo. Ma ammazzala sta capra, ci penso io. Mamma mia, che cecchino, ragazzi. Chiamatemi l'uccisore. Allora, eccoci qua. Qua farò poi... Ah, non riesco a girarmi, porco Giuda, non posso... Qua poi scavo per terra e facciamo una bella tavernetta, che dici? Bella cantina, ci mettiamo i salami. Sì, sì. Aspetta che mi appoggio. Devo vedere però se sono a favore di camera, ok? Aspetta. Ah, sì, dobbiamo fare una foto per la copertina, Andrea. Mettiti una a fianco all'altro. Ah, è vero. Ok, aspetta, così. Armati però, aspetta, per la copertina dei video su YouTube. Incredibile. Spalla a spalla, dai. Dove cazzo vai? Ah, tipo se ti vuoi aiutare, scusa, sbagliato tanto. Non c'è il tasto per togliere la... Forse con... tipo in Valheim, era a Q in Valheim. Q in Valheim, no, in Valheim è Q, forse con... No, F1 no. Adesso schiaccio dei tasti, si rompe. Con C ti abbassi, che cazzo. Sarà un tasto per togliere la caudina. Però uno seduto e uno in piedi ci sta. Ah, siediti tu. No, io voglio avere la bacchetta. No, ti siedi tu, non mi rompi le balle. Dai, vai, spalla a spalla. Sembra che stiamo per fare sì, un duello. Sì, ma spalla a spalla non ti vedo, però. Stai fermo. Guarda la live, guarda la live. Guarda tre quarti, vai. Girati verso la telecamera. Ci è sei quasi? Okay. Vai, ancora un po'. Vabbè, stai così. A posto. Ok, così. Ciac! Ecco, questo mi inserirà solo questo. A posto, è fatto, ragazzi. Boh, fine. Basta. Siamo il disegno per la copertina. È il nostro lavoro, l'abbiamo fatto. Piccoli passi. Sembra la baita del nonno di Heidi. È bellissima. Heidi. Allora, dobbiamo andare di qua perché c'è il nostro obiettivo. Andiamo a farlo. Imposta su mappa. 129 metri, 21 metri. Però possiamo fare, se vuoi, il rampino, lo possiamo già sbloccare. Eh sì, si può già costruire, così perché... possiamo sorpassare il ponte, andare nella... No, perché vedi che c'è un bot, cioè, capisci? C'è un po' un là problema. Là c'è un castellaccio. Ci sono delle rovine qua sotto, là in fondo, sì, lì c'è un castello. Là c'è, guarda che lì c'è un villaggio. Sì. Di là. Saranno i goblin, saranno. Ma perché? Come vale. Quindi dobbiamo potenziarci, ragazzi, perché dobbiamo trovare l'altro NPC che ci può aiutare nella costruzione. Quindi ci servirà. Ci serve. Andrea, ma chi sei fra i due? Non capisco. È una roba allucinante. Di certo non io, ragazzi. Non sono neanche io Andrea, ragazzi, quindi non si capisce. Ma se io dico Andrea, chi cazzo vuoi che sia Andrea, porca di quella puttana? Ma dai, ma magari stai parlando in terza persona. Sì, no? Parlo di me in terza persona. Figa, il genio della lampada, Dio buono, ma che cazzo vuoi che sia? Berlusconi parlava di sé in terza persona. Dio santo, scusate se mi incazzo perché è allucinante quante persone mi chiedono, mi dicono ciao Andrea sei un grande, ma non sono io, okay, Andrea è lui. Ti ricordi la Games Week che uno si è avvicinato, ti guarda e fa Andrea? Sì, vabbè, ti seguo da una vita Andrea, vabbè, no, eccola. Ma quel ragazzo per me era completamente ubriaco perché c'è, si vedeva che non era lui, era forse allo stand dell'Absolute Vodka. Madonna. Vabbè, vi voglio bene comunque, bestiaci. Non so sapete, se sapete che c'è, non me ne frega un cazzo di come mi chiamate, basta che mi chiamate. Oh. Rastrello, Aliante. Ecco, per fare Aliante serve il manto legno, che ancora non abbiamo capito che cazzo sia, la corda e Andrea. Poi c'è un rampino, possiamo farci il rampino però su, serve la corda e scarti di metallo. Questo è facile. Dov'è? Alla banca da lavoro, nella sezione banco da lavoro del tavolo da lavoro. Facile, lei che sa. Allora, creazione, mi devo mancano fare però le spore del manto e ce ne ho pochissime. Ma cazzo, non ho fibre vegetali, davvero? Le spore del manto tu ce le hai? No, non, io non... Aspetta, sì, no, allora, io ce le ho, 19. Io dammene un po'. No. Che io ce ne ho solo 3. Dopo, fammi prendere le robe per fare le corde. Dimmi quante corde servono, cazzo potevo mettere. 7, vabbè, le corde me le faccio anch'io. Fissatela, porco giù. Sì, infatti, sono un cretino, cioè... si possono fissare le robe e mi sono dimenticato. Vabbè, ragazzi, non sono ancora abituato a sto gioco. L'inventario qua, sì, troppa comodità,
troppa comodità, non siamo abituati. No, allora l'inventario, no, l'inventario non è comodo per niente. Ecco, la problematica di sto gioco per me sta nell'inventario, nel sistema di creazione, che il sistema di creazione è infinito, ti permette di fare di tutto e di più, però ma quello è il bello, no? Però è brutto, cioè non si capisce un cazzo. Forse sei tu il problema, te lo ci hai chiesto. No, io non sono il problema. E la soluzione. Un po' di corda, a posto, poi lo farò. Un po' di fibra qua, ok, un po' di fibra. E facciamoci il tavoli, e facciamoci il fuochi, e facciamoci il sedie, e facciamoci... L'hai fatta la lamb, la luce, la plafonie, la plafonie. Scarti di metallo, perché non ce li ho gli scarti di metallo? Ma che cazzo perché avevamo usati prima per fare le armature. Allora, qua c'è un giacimento di metallo, io lo so, me lo ricordo. Era qua, dov'era? Dove cazzo era? Qua, eccolo, mio. Lo voglio anch'io. Mi dà della sence. Vai, canta, terra, canta. Altra sence. Sai che mi sa che non è metallo questo? Te l'avevo detto. E come cazzo facciamo a trovare gli scarti di metallo? Gli scarti di metallo si trovano dai nemici. Ah, dai nemici? Credo. E basta? Credo. Questo è un problema, mi sa. Sì, mi sta dando solo sence e terra. Ma porca di quella puttana. Vabbè, andiamo. Tanto respawnano. Proviamo ad andare a vedere tanto le tanto dobbiamo farlo per forza. Allora, fammi eliminare qua la teva. Fammi eliminare qua le ossa, che non servono un cazzo. Fammi togliere la torcia, boia. Orco boia. Lo scudo via dalle palle. Questi sono meme, ragazzi, di 10 anni sì, fa. Sì, che giorno, quando i meme non esistevano ancora. Un giorno lo faremo vedere quel video di fanpage. Video di fanpage del vecchio orco boia. Dai, ragazzi, sicuramente lo conoscete. Dai, porca puttana. Era quello di Facebook. Sì, sì, lei sa cos'è Facebook? Orco boia. Poi c'era la vecchia. Signora, lei conosce Facebook? Oh, poverino, tieni 2 euro. A caso. E lui se li è presi. Giustamente, che cazzo è lì di rifiuti. Muori. Creatura effimera. Oh, mio. No, carne di pollo trovata in un coniglio. Meglio di così. No. Allora, dobbiamo discendere. C'è solo un modo. Dove sei? Ah, mi volevi spingere qua. Giù? Sì, sì, vergognati. Comunque ho la fasciatura, se vuoi. Non so che cazzo la serve. La barra come palo. Immagino ci dia vita. No, è quello perché ti serve. Cristina, il 40% punti salute in 10 secondi si interrompe se si subisce danno. È il medikit. Sì. Questo lo metto qua. Allora che la puoi fare con il crafting. Sì. Vabbè, la tengo qua. Util. Mi magno qualcosa anche perché sono messo un po' di merda e poi direi che ci siamo perché altrimenti... Io tendo ragazzi a... Eccoci. Siamo al massimo, sono al massimo concepibile. Tendo purtroppo a dimenticare quel cazzo che devo fare. Stiamo cercando il metallo. Guarda che c'è una vena di selce metallo, non scarti metallici, lì, la vedi? Dove? Sul crine di quella... Vado a prendere. No, che cazzo dici? No, non far roba, che non sei in grado. Vieni qua. Si scivola tipo Bear Grylls. No, vieni. non scendere da lì che non sappiamo la strada, c'è scritto di non... C'è scritto cosa? Dove c'è scritto cosa? Il nostro obiettivo è andare dall'altra parte. Ma si risale, va, che puoi risalire, guarda, si risale tranquillo, va. Scendi. No, non è vero, non ti risento. Vabbè, è stato un piacere, Andrea, addio. Aspetta, no, di qua, guarda. Addio. Allora, dobbiamo andare di qua, se non sbaglio. Esatto, scendere e andare a destra. Non so se è nel crinale o è sopra, lo scopriremo. Solo vivendo. Guarda che si può scendere da qua, eh. Ho capito che si può scendere, il problema è che non riesce a salire, Andrea. No, c'è un salito. Che è questa musica? Resta sul sentiero per evitare che gli esseri del manto si prendano la salvezza. E Andrea, ma si scende da qua. Degli esseri del manto. Allora, credo che l'albero sia questo, l'albero di manto, eh. Quindi provo a romperlo. Hai fattolo. Però uso la lascia perché credo che sta roba. L'ho rotto, ma non mi ha dato un cazzo. Provo a non romperne un altro. Ecco, quella lascia lì, come cazzo l'hai fatta? È dal con V. Con V? Creazione. Lascia di pietra. Dov'è? Non la vedo io. Ascia da boscaiolo di pietra. Sono un cretino. Ce l'avevo qua. È là. Ah. Forse per quello che non ti dà il legno del manto. Me la faccio. Me la sono fatta? Bellissima. Ah, è vero, con la rotella si blocca, vero? Ah sì, abbiamo trovato... piuttosto di schiacciare tab, ragazzi, c'è la rotellina del mouse, che è un po' più pratica. Proviamo a vedere se è questo l'albero di minchia. Sì, è questo, Andrea. Perfetto. Bellissimo. Attenzione. Ma non mi dà un cazzo. Aspetta. Che è?
sì, liquido del manto, che schifo. Ho preso una sacca, la sacca scrotale degli alberi. Siamo avvolti, mancano 4 minuti a essere a finire a bene, bordo. Abbiamo di tempo. Porca puttana. Andrea, non so dove è sto legno del manto. Non so dove trovarlo. Boh, lo troveremo. Adesso sì, adesso si troverà. Ma l'ascia è più bella. L'ascia cos'è più bella dell'ascia? Ma la posso usare come arma? Vediamo se fa danno. Forse fa danno sì. 11, sì. La posso usare come arma. E come Valen, che puoi usare un po' quel cazzo che vuoi, scusa. È fatto. È fatto, è fatto. Magari è questo. Magari è questo l'albero. Ma basta rompere gli alberi. Sembra più un fungo sta roba che un albero. Beh, un fungo molto alto, Liquido del manto mi ha dato. Liquido anche a me, ma mi sa, a noi serve il legno del manto. Legno e liquido del manto. Ancora. Vabbè, ragazzi, è un disco rotto. Spiegateglielo voi. Di qua, seguimi. Tra l'altro abbiamo trovato le lucciole, ragazzi. Abbiamo scoperto che con le lucciole possiamo farci la lanterna. E mille altre cose. Allora, il nostro obiettivo è di qua. Qua non so se ci... Qua, da qua forse siamo arrivati, sai? Ah, abbiamo la cecchina. Secondo te l'obiettivo è là? Dobbiamo entrare in sta grotta, secondo me. Dici? Da qua si va dall'altra parte. Qua si esce, vedi? Si va su e si va dall'altra parte. Ah. Però forse è la strada giusta, eh. È diventato Demon Souls, comunque. Che cazzo mi spingi? Ma come si arrampicano? Scimmie. Fottute scimmie. Calabria lore. Eccoci. Vabbè, già che ci sono, cucino. Non ho ciccia. Senti il violino alla Schindlerlist ogni tanto parte, sì. Che mi piace un botto. Questo mi dà, forse vai, mi dà un altro tipo di legno, sai? Legno di betulla, che? No. Posizione in basso, cazzo, devono scendere. Resina. Ah, la resina. Ah, quindi l'albero... Dove l'hai trovato? L'albero giallo, quello che ti ero detto. Ok, l'albero giallo ci dà la resina, ottimo, perché ci servirà dopo, Allora, Andrea, l'albero qua è un po' bianco. Un casino, perché senza l'aliante... Oddio. Io ho poca stamina. No, non dovrei iniziamo, mangiare. Dovrei mangiare. Come facciamo? Io ero sceso di là, mi ero tagliato tutta la strada. Niente, ma tu non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo scendere giù. Proseguire per... proseguire per giù. Milanese, sì, sono milanese io e anche Andrea, ragazzi. Vabbè, milanese no, perché di famiglia non siamo di Milano. A Milano non esiste, non ci sono mai stati, non ne sono mai esistiti. Non siamo di famiglia lombarda, il mio cognome assolutamente non è neanche italiano, quindi... E lui invece non lo so. Perché è Schmidt il tuo cognome. Dove cazzo è? Di là. Come cazzo ci arriviamo? Andrea, l'unico è saltare. Avvolto. Vado, aia. È arrivato malissimo. Mi sono rotto, vieni. Si scivola, bellissimo. 8 metri. La posizione qua è quella corretta. Sento un suono orrendo. La strada. Si è accesa una torcia. Però mi sa che dobbiamo andare di qua. Posizione raggiunta? È qua. No, è qua in fondo. Vai. Bello sto albero qua. Che albero è? L'albero del manto. L'albero del manto. Ci siamo. Vai, l'albero del manto. Oh, prendilo. Sì, è l'albero del manto, sul serio. Cazzo, io stavo scherzando. Manto blocco di legno. Quindi è questo albero qua. Ciappalo su, che si serve. Sì. Vedi, lo sapevo che era un'arma. Oh, Andrea. Che succede? No! Porco Giuda, c'è uno strumento. Ricordati di lasciare che si ripristini fuori dal manto. Ma che cazzo? Certi oggetti dello zaino vengono perduti quando muori. Avevo perduto solo il legno, quello che ci serve. No, ti prego. Mi sa che era fatto apposta, dovevamo farci morire qui. Cos'è che ho perso? No, Andrea. Certi oggetti? Abbiamo perso tutto. Ho perso ogni cosa, Andrea. Ah, guarda che figo che ti dice che mi sei ripulito con quella roba lì puoi migliorare l'armatura. Con la selce lì puoi migliorare l'armatura. C'è tipo un iconcino sopra. Di che cazzo parli? Non sono pazzo. Non ascoltatemi. Vabbè, niente, ragazzi. Ci riproviamo. Mangio le bacche. Mi curo. Le bacche ti ridanno vita comunque. Ah, ma come mi sto curando? Allora, la falciatura che cazzo ci vuole, la corda e il tessuto strappate. Tutta roba che avevo nell'inventario che ho perso per sempre. Quindi io direi di andare. Ma come facciamo a passare di là, scusami? Non lo so, penso che non dobbiamo andare di là a sto punto. Dovremmo avere una protezione contro il manto.
Allora, aspetta un attimo che mi sono riparato gli oggetti. Ah, si è morti là. Dove... ma è impossibile, scusami. C'è qua un rapporto sulla costruzione del ponte, qua c'è una struttura. Noi siamo arrivati da qui, Cripta delle Ceneri, sì? E come cazzo facciamo, ragazzi? Sto gioco merita? Sì, sì, ragazzi, merita un casino. Secondo me... a mani basse. Se ritorni li puoi riprendere, sì, probabilmente possiamo riprendere tutto. Vabbè, proviamo ad andare verso gli oggetti, poi capiamo che fare mentre c'è lì, dai. È notte, però. Se proviamo a farci prima i letti, che dici? Ci costruiamo i letti? Dai, fai i letti. Allora, per fare i letti ci serve... Fiscialo, mi raccomando. Devo trovare la creazione per farli, credo sia qua al tabanco da lavoro, credo. Sì, letti, comodità. Comodità, incredibile. Cord, minchia, il tessuto strappato, dobbiamo andare a uccidere i draghi. Vabbè, i draghi sono di là. No, tessuto strappato, io credo, forse mi è rimasto un po' di tessuto. No. L'ho perso tutto, bene. Allora, fibra vegetale, e questa è facile, e questa c'è, cioè, questa si fa, Ammazzo un po' di nemici, così ci portiamo a casa i tessuti strappati. Buonasera. Mi sfidi? Prendilo. Sì. Oh. Non mi ha dato tessuto strappato, che strano, eh? Bene. Mi credi quando serve? Che strano, chi l'avrebbe mai detto? Proviamo ad scendere a vedere i tessuti spawnati. Respawnano? Sì, sono respawnato. Buono. Picchiali male, picchiali duro. È solo che ti... No, non è vero, non sono respawnato. Un bugiardo. Sentivo dei suoni. Ci servono 8 tessuti strappati, Andrea, quindi non possiamo farci il letto. Niente, lascia stare. Andremo... sì, lo faremo la prossima volta. Torniamo. C'è un altro nemico qua. Ma sì, dobbiamo... di notte poi è bello i caratteri. Guarda la mia luce della bacchetta. Quella. Tra l'altro io non so fare lo stealth. Ho capito. Non so cosa devo fare con lo quando. Con l'arco. Wow. Non mi ciulare la roba, Andrea, è mia. Se lo uccido io, me lo prendo io. Questa è la regola. È mia. Le lanternine, eccole qua. Ci sono altri stronzi? Le lucciole, dammi le lucciole. Le hai prese tu, bravo. No, non le hai prese, sono qua. Ho preso il fungo. Ciappa le lucciole che ci servono. Allora abbiamo 2 di 4 per fare. No, Andrea, ma non ce la facciamo. Vabbè, dai, andiamo agli oggetti. Dai, tanto sono qua vicino. Ma andiamo di notte, ma che cazzo ce ne frega? Va bene. Allora, guarda la mail. Sono quelle sbarre che c'hanno in aeroporto per far gli aerei. Ah, sì. L'atterraggio, faciliti l'atterraggio. C'è. Oh, fibra vegetale. I pistioni. Cos'è, una pecora o. Che cazzo è sta roba? Non riesco a capire che cazzo. È pieno di pecore. Poi ditemi che non è la Sardegna, eh? Dai, cazzo! Ma che male. Ma è bellissima! Che è? Non lo so. Che è successo? C'è un nemico? Al lupo. Sì. A Lobos? Ah, sono stato utile. Oh, torniamo oh indietro. Dai, su, veloce. Di qua, scendiamo. Se avessimo il rampino potremmo saltare da una parte all'altra del ponte senza incastrarci. Già. Tu mi servi perché ho perso tutto il cibo. Mica, ho rotto ogni cosa. Ho perso tutto, quindi mi servirà un po' di cibo. Forse qua tra l'altro possiamo anche... Cioè, forse c'è un fuocherello per no. Andrea, dove sei? Dai, veloce. Oh, beh, mi sono fatto il bastone, adesso lo provo. Anche la SARS è bellissima. La SARS intendi proprio la malattia? La salsa. Freccia di legno. Prendila. Guarda che c'ho il bastone di Gandalf. Che è? Che succede? Non lo so, sento una voce anch'io. Hanno alitato nella notte. Vieni. Forse la nebbia che si sta espandendo. Vieni. Seguimi. Abbiamo 4 minuti. Andiamo lì dove siamo morti. Tocchiamo il nostro freddo corpo. Riprendiamoci ciò che è nostro. Ah, c'è qualcosa qui. Corda, fasciatura, buono. I rimasugli, bello che anche si rifanno le robe, non è male. I nemici, dici. Ma è di qua che dobbiamo andare? Vabbè, andiamo. Abbiamo 4 minuti. Andiamo, siamo morti lì. Siamo morti lì, ma non stiamo andando dove dovevamo. Non so dove cazzo stiamo andando. Vai, giusto. Sì, di qua. L'obiettivo è qua. Quindi qua è giusto, però là credo che ci sia il manto, sia troppo forte. Sì, forse non siamo pronti, capito?
Qua il manto è troppo forte, secondo me. Possiamo raccogliere le nostre robe? Dove provo. Sono? Prendi tutto. Ah no, ci sta facendo qualcosa? No, sta scendendo come al solito. No. Dove dobbiamo andare? Penso che non possiamo passare di là, vabbè. Proviamo di Vai qua. Al diario, che cazzo c'è scritto? Forgiatura, arma, vendi calabà. Che cazzo dobbiamo fare qua, scusami? Cioè, perché c'è qua un... Poi io esploro, in E mi dice che la posizione è stata raggiunta. Guarda qui cosa c'è, Moria. Vieni. Ripulisci il pozzo di Elisir. Il pozzo di Elisir è un pozzo troppo grande che sputa corruzione e fiumi da... Entra nel pozzo di Elisir per trovare la radice di questo male e sradicarlo. Cioè che c'è una boss fight, Il pozzo dentro. Dobbiamo trovare... la radice del male. Se muori, ti aspetti. Vado. Sì, no, si muore. No, non si può. No, non si può, ragazzi. Non abbiamo più tempo, Andrea. Proviamo a scendere di là. Dobbiamo tornare su a 1 minuto e 43. Oh mio Dio, bellissimo. Sì, è Moria, te l'ho detto. Oh, ma cosa c'è? Veloce. Vai, la crescidra, la crescidra. Vieni qua, ripristina tempo. Vieni. Pozzo di Elisir, è questo? Ma allora? Sì. E che dobbiamo fare qua? Ma siamo chiusi sopra? Dobbiamo ripulirlo. È partita una musica. Oh, là. Arciere. Aia. Che cazzo fai? Arrivano. Fermi. Oh, sono forti, Minchia, che danno fanno? Ma siamo fuori di testa? Com'è che si rotola? Non sei morto, vero? No, com'è che si rotola? Siamo fottuti, Andrea. È stato un onore. È la Madonna! Curati. Aspetta. No, sono troppo deboli. Hai dalla bomba? Bombe! Sono troppo deboli, sì. Mi sopra. No. Si è deboli solo se si pensa debole. Vieni a rianimarmi. Come, sei morto? È ovvio. Sei una fighetta, va bene? L'ho detto. Sono un mago. Arrivo. Andrea Cop TV 3. Perché 3? Perché cazzo sei? Quanti ce ne sono? Dai. No! Non fatemi male! Non fatemi male, aspettate! Aspettate, per favore! Ci credo. È la Madonna, bomba! No. Ma l'ultimo poi, pezzo di merda! No! Non ce la faccio, Andrea, non così. Vabbè, uccidilo. È morto? Non lo so. No, è vivo, ancora vivo. Vai, ancora un altro colpettino. Basta, è morto. Aspetta che ammazzo pure quello che... Oddio, li sento attorno a me. Vai, li sento attorno a me. Non ho più frecce. Ancora. Dagli una botta, vai. No, non ci... Pezzo di fango. Dai. Figa 3 ore. Minchia, ragazzi. No, arrivano. Come arrivano? Non ti girare. Ok. Sono messo male io. Ciappa su tutto. Aspetta che devo farmi le bende. Come si fanno le bende? Con V, beh, c'è fasciatura con la corda lì. Ok, me ne sono fatte 3. Oh, vai. Ok, ma non cura un cazzo? Beh, sì, più o meno. No, dai, un po' sì. Ok, ragazzi, ce la stiamo facendo. No, con calma, Spada arrugginita, anche no. E... abbiamo 1 minuto e 37. Come cazzo facciamo? Qua prova a salire, prova a salire. Okay. Ogni faro del ritorno ricarica il tuo tempo massimo del manto. Avvicinati a esso per sentire l'effetto. Oh, che culo. Infatti siamo già ricaricato. Ah, quindi qua siamo al sicuro. Ok, bellissimo sto gioco. Mi sta piacendo molto. Anche l'esplorazione, figo. Dovremmo farci un campo, sai? Secondo me sarebbe intelligente farsi un... sì, perché così possiamo esplorarlo e ricaricarci. Tipo un bel banco da lavoro qua non sarebbe. Faccio il fuoco, dai. Non sarebbe una stronzata un banco da lavoro. Anche solo per sistemarci le cose. O no? Sì, adesso pezzo il fuoco. Banco da lavoro. Serve una costruzione. Ho sbagliato tutto. Mi sa che serve la... Magari lo posso posizionare giù. Oddio, dove sto andando? Ma che fai, cretino? Oh. Non ho da cucinare niente. Aspetta, faccio così. Ai. Me lo consigliate Return to Moira? Sì, ragazzi, anche quello è un ottimo survival. Però, sinceramente, io, se avete dei soldi da spendere, li butterei su Enshrouded, ragazzi. Già molto... che Return to Moira costa anche di più, se non sbaglio. Sì, costa di più. Stiamo parlando di un titolo, quello di Enshrouded, che è già completo. Cioè, nel senso, nonostante sia un early access, ha già dentro tutto.
E poi, ci, poi lo vedete, ragazzi. Tortu Moira è semplicemente un che cazzo è stato? Andrea, c'è una bestia che ringhia. È una, è un'ode a Signore degli Anelli, da, ai lavori di Tolkien. Veramente una figata. Blocco coperto di micelio sul banco del lavoro. Che schifo. E cos'è? I funghi? Trovato, sì, trovato i funghi. E... quindi il manto praticamente è come se fosse una specie di nube di spora fungina, tipo della Stofas. Sì, in sostanza, che si mangia con tutto. Con dei fungoni, sì. Qua tra l'altro vedo con piacere che... ah, c'è un nemico. Ma io non ho frecce. Sugli scudi! Non sei, ci arriva la mia magia. È una roba allucinante. Comunque c'è il tasto per rotolare, non so qual è però. Merda! Ah, control cazzo, rotoli. Control, Andrea. Control. E poi tra l'altro... stai dietro di me, stai dietro di me che questi c'ha le bombe. Io c'ho lo scudo. Oh, ce n'è un altro lì da qualche parte. Tra l'altro io da mago, se non sbaglio, più avanti potrò sostituirlo con un teletrasporto, la capriola. Dove sta andando? Sparagli! È mio. Quando portate palle, Ward? Lunedì, credo lunedì, ragazzi. Lunedì, spostiamo, ragazzi, un attimino, lunedì. Spostiamo un attimino l'Horror Night, perché poi c'è... Poppy Playtime. Esce Poppy Playtime 3 martedì, quindi... no, ma sì, ma anche Palle World lo ricontinueremo, ma perché sono, sostanzialmente sono giochi diversi, ma ragazzi. Aspetta, scusa un attimo, ma ho appena ricevuto della fibra vegetale, ma da dove? Hai rotto un cespuglio mentre combattevi. Ah, c'era un cespuglio, non l'ho manco visto. Sì, ma noi siamo arrivati, che cosa cazzo dovremmo fare? Cosa vuol dire stirpa il male? Posizione, forse dovremmo ripulire la zona. Che significa? Diario, cosa dici? Che suoni orrendi. Tanto... trova la radice del male e sradicola. Boh, sarà tipo un fungone gigante. Dici? Qualcosa di intragibile qua sotto. Vediamo qua sotto, vieni. Proviamo. Però dice posizione sopra. Posizione sopra l'obiettivo, sì, ma è un po' sminchiata. Perché sì, anche vabbè, prima sì, ci diceva sì. Posizione sopra, dice, ma poi bisognava scendere. Approssimativamente. Dice. Sì, possibile, bisogna scendere. Bello, mi piace l'esplorazione. Diventato in bianco e nero. Allora, so che ci sono anche delle boss fight, nemici abbastanza. Solo che se trova un boss... qua ci faranno il culo. Con gli stracci addosso non penso che il boss possa essere qualcosa che riuscirà. Infatti mi sa che c'è qualcosa di enorme. C'è un boss di quello. Cazzo è? Il pene dell'echidna è quello, è presente? Guarda, Andrea, non è che ho stampato nella memoria... Non hai visto il video di Barba Scura? No, per carità, sì, sembra il pene di una talpa, però... ok. Pene di un echidna. Non è la prima roba che mi viene in mente guardando il pene di un echidna. No, va bene così, ognuno è fatto a suo modo. L'ambientazione è bella. Sauron. E che cazzo è questo? Bruto del tuono del caduto. È la Madonna. È proprio l'anagrafe si chiama. Oh mio Dio! Intero, vabbè, li leviamo però. Secondo me è fattibile. Vai. No, vai e come al solito vuol dire menalo e non faccio niente al riguardo. Ci penso io, non locarlo. È mio. Aia, ma che cazzo, mi ha tirato un calcio sul copino. Il manto a me sta finendo. Torna su, ci penso io. Schiva. Mi devo curare. Aspetta che mi potenzio, che c'ho la pozione. Ma sono cazzi suoi. Lasciatelo a me. Aia. Prenditelo. Riprendi. Orca puttana. Allontanati. Ma che cazzo è? Ma mi è mutilato. Vaffanculo. Muori. È morto. È mio. Tutto mio. Ho preso tutto io. Allora, torniamo su velo. Aspetta, no, distruggiamo la radice del manto. Guarda, ho lo mezzo giusto. Ah. Credo si stia incazzando. La radice del manto è la causa della... Ok, a posto. Abbiamo purificato la zona. Kenna è diventato. Ah. E Kenna è diventato. Ma che figata. Bene. Quindi questa zona è completamente esplorabile adesso. Sì. Cioè in tranquillità. Vi vedi l'arma che ti ha dato? Sì, un attimo. Ma guarda qua. Oh, Elden Ring. Il lago della putrescenza. Ma che figata. Ma guarda quanto è grande. Sì.
bellissimo. E poi posso farmi il letto finalmente, direi di tornare indietro. Sì, un attimo, con calma. Allora, mi ha dato... mi ha dato... la testa di Bruto del Tuono dei Caduti, che lo possiamo appendere il trofeo, in casa. Sì, sì, un trofeo. Suo cervello è stato sostituito da funghi e fanghiglia. Poi mi ha dato... abilità o sbaglio? Poi mi ha dato un'arma che è questa qua. La mazza della sfortuna. Arma da mischia, danno 21, livello 3. Puttana. Vabbè, la usi tu che sei il fa perforante il contundente. La uso io, sì. Di magico non ti ha dato niente. Oh, ma è bellissima, hai due mani. Vediamo. Era quella che c'era lui? È lenta ma è potente. Sì, sì, cazzo. È fatta. Radice del manto, eccoci qua. E Andrea, a sto punto ci... Dai, torniamo a casa a fare i letti, dai. Torniamo a casa. Il problema è capire dov'è casa. E alle spalle il mondo. Ama. Non cantare mai, mai. Le strade da seguire. Ma mi spieghi perché Sire Denethor fa scoppiare i pomodori quando li manca? Perché mangia like a real man. Qua c'è, c'è cos'è sta roba? Micelio, ma che cazzo ci devo fare io col micelio? Ma è devastante quest'arma. Fa danno 10. Eh sì, fare cazzi. Aspetta che c'è un carretto. Ma no, ma non sfondare tutto. Minchia. Mi piace, il feeling vabbè, che c'è quest'arma è bellissimo. Risaliamo, risaliamo. Però si rompe facilmente, vabbè, tanto basta, basta entrare nel menu del banco da lavoro e ti ripara tutto. Mi curo, giustamente. No, beh, in realtà sono messo abbastanza bene, ragazzi, che non ho cibo. Hai per caso un polletto, Andrea? Eh no, io c'avevo una pozione che ho trovato prima, l'ho usata, forse c'ho una benda, spè. No, vabbè, sti cazzi, dai, me ne posso fare una io. Vabbè, ma dentro le bende ci vogliono tipo le fine. No, no, perché poi mi dai una benda, dopo mi chiedi altre robe. Ma è ovvio, quello è matematico. Vedi come funziona. No, 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 faccio da solo, grazie. Chi fa da sé, fa bene. Corda. Fasciatura. A posto. Oh, sento gli uccellini cantare, hai visto? Abbiamo purificato la zona, guarda che bello. Qua c'è un forziere, tra l'altro. Ma purificare la zona cosa comporta? Bastone del pastore, che è mio, e poi un arco lungo. Dove sei? Non ti vedo. Sono qua sopra. Ho trovato un arco. Bello, vediamo. Però, allora, col bastone mi dice nessuna munizione, forse devo usare tipo delle rune, delle cristalli. Ti serve un catalizzatore, è ovvio. L'arco invece... Meno male che io non so un cazzo di magia, eh. Vabbè, sono tornato su, Andre. Bellissimo. Dai, questo qua è tipo l'arco elfico. Ma qua c'è ancora il manto. No, perché immagino che solo sotto, diciamo pure. Ma la nebbia sopra è non voglio dire procedurale che poi ti incazzi, ma è random, cioè si espande dove cazzo vuole lei. Missione: rivendica un posto per il busso, letto, per la tua base, forgia un'arma, ok. Puoi creare nuovi equipaggiamenti presso il fabbro, crea insieme a lui una spada rudimentale o una mazza chiodata, per forza quello. Spada, beh, dobbiamo tornare indietro. Ma perché ci indica di andare di qua anziché dal fabbro? Non riesco a salire perché sono stanco. Perché ci dice andare di là anziché dal fabbro? Vabbè, noi andremo di là anziché dal fabbro. Ma che bello, sei acceso. Aspettami un attimo che mi sto rifacendo la stamina. Sì, tanto io non sto facendo un cazzo. Al massimo se ho da cucinare, ma non credo perché non ho cibo. Infatti posso cucinare la mazza. Ma li vuoi i funghi che aumentano la vita? Vai, mi piacciono i funghi, sono buoni i funghi. Allora, ciapoli tu. Aspetta che non so come cazzo si fa. Devo andare sul regala, devi andare col destro fare il regalo. Regala e tutto. Toh. Così almeno mi sono levato anche dall'inventario una roba inutile che ho lì, che non serve a niente. Perché non ti dà vita, ragazzi, il fungo. No, bisognerebbe usarlo quando stai per castare un incantesimo, così te lo potenzio. Questa è la spada. Non potete fare il coso? Sì, adesso volendo potremmo costruirci un... Adesso andiamo a farci i letti. Io vorrei farmi anche il pezzo dell'armatura, che non so se hai notato, ma sto andando in giro a piedi nudi. Ma forse da qua ci si può teletrasportare direttamente al... Sì, perché l'avevano detto, alla fiamma si può teletrasportare. O forse stiamo confondendo con Palward. No, M, però fare M, pozzo di Elisir. Dov'è la fiamma? È qua. Spostamento rapido, casa livello 1. Sì, si può. Possiamo teletrasportarci quando vogliamo, senza... Okay. Ho due pezzi di carne cruda nello zaino. E chi lo sapeva? Ma davvero? Guarda che con alte puoi cambiare barra. Ma cazzo, è vero. Però vedete, li devo spostare dallo zaino alla barra delle azioni. Purtroppo ma con alte puoi cambiare barra delle azioni. Ho capito. Ce ne due. Ecco qua, cucina.
Ok, mi sono fatto un letto e lo metto lì. Si è buggato tutto, perfetto. Ti stai facendo un letto? Ho fatto allora, tu dove vuoi, a sinistra o a destra del camino? A destra, sempre a destra. Allora, fammi ruotare però. Ok. Io ho un altro banco da lavoro che non so a sto punto, boh, lo metto qua, tanto giusto per, che male non fa. Vediamo se posso dormire. Che vuoi, ho capito. Vedo che guarda come guarda come dorme, come gli adolescenti indisciplinati. Ah, come se la gode. Pensa a svegliarti e trovarti un vecchio con uno scudo e con un pugno chiuso che ti fissa. Allora, tra l'altro ride il tuo personaggio, non so come il sia possibile. Il personaggio non può ridere, infatti, no, non sta ridendo. Comunione della fiamma. Mal di braccio possono essere recuperati. Raccolti scintilla se offrili, raccogli scintilla e offrili all'altare della fiamma per rafforzare la fiamma. Scintilla sono sparsi in tutto il mondo, in tempio della fiamma, se sacrario della fiamma. E che cazzo devo fare? Io cassa piccola su banco da lavoro, ma lo sapevo già fare. Nucleo di manto, vabbè, potenzia altare. Facciamolo. Allora, la spada arrugginita. Si è allargato? Che è successo? La ricicla. Ah, si possono pure riciclare gli oggetti. Che ti dà materiale. E a livello 2, che cazzo è servito? Potenziarla, scusami. Estendere la tua gamma di edifici. Ah, mi dà più. Possiamo costruire più lontanato. Ma che figata! Bello. L'acqua. E cosa dobbiamo fare? Ah, devo parlare col fabbro. Speak up. Allora, crea. Scalare una guglia antica. Che cazzo ho fatto? No, ho sbagliato. Questo. Val di Braccia è cambiata. Tanto tempo fa gli antichi costruirono delle torri per sorvegliare il territorio. Le antiche guglie. Una è qui vicino. Scalala e sarà come scoprire un mondo tutto nuovo. Magari mappiamo il territorio, Andre. Può darci. All'Assassin's Creed. Cosa stai aspettando? Crea un rampino se vuoi continuare a esplorare Val di Braccia. Ma che bella la mazza chiodata. Però di zomboid, guarda. Allora, io dovremmo fargli una forgia, la carbonaia l'abbiamo già fatta, la forgia dobbiamo farla. È la forgia di fianco lì. E qua dovrebbe esserci da qualche parte la possibilità di costruire... Ah, poi si possono migliorare le cose. Quante cose al mondo puoi fare? Bonus attributo danno tagliente? Sì, per ogni perk costa rune, raccogli rune recuperando... Ah, con le rune! Ecco come si fa. Sì. Va bene, migliora. Gli ho messo. Sì, ma. Ma no, ma non a questo, porca puttana, questo. Io le conserverei. Protezione danno tagliente. Sì. Più che altro vorrei farmi l'armatura completa, aspetta. Ah, no, ma non farti. Non coprirti il volto, Andrea. Almeno i piedi. Qui siamo per una donna libera, non una donna costretta. Rampino. Per il rampino servono scarti metallici e corde. Scarti metallici, abbiamo ucciso 20 nemici e non ne abbiamo trovato uno. Pelliccia di anima. Ah, abbiamo letto potenziato. Beh, è più bello, eh. È più bello, quasi. Mi sto facendo l'armatura, Però serve fare il materasso grezzo. Bravo. Allora, mi faccio un materasso di merda, che tanto. Un materasso grezzo, tipo. Sì, ma che bello la bacchetta con lo scudo, non è male. C'hai ragione. Un'altra corda serve, porca puttana. Mica le corde stanno diventando il mio incubo, effettivamente. Mi piglia per il culo, ma non ho fibra vegetale, grazie al cazzo, mi fai fare 10 corde. Servono per tutto le corde, porco giusto. Sai cos'è sta musica, cosa mi ricorda, ogni volta che parte? Redivivo. Ah, è vero. È Revenant. Cioè, mi aspetto da un momento all'altro di vedere DiCaprio che ciuccia un fegato di un bufalo, mentre un indiano piange e lo guarda. Capolavoro, Revenant. Ma mi ha dato... Mi aspettavo un dishing, perché ragazzi lui odia Revenant per motivi ignoti. Non è che lo odio, non è così bello come dicono, secondo me. Secondo la mia modestissimo parere. Cioè, una storia del genere è sprecata. Nelle mani di Tarantino sarebbe stata una figata devastante. Basta sto cazzo di Tarantino. Ma è vero. Immaginatevi Revenant fatto da Tarantino, bellissimo. Mai visto? Guardalo, Python. Non è un brutto film, è solo che è un po' lento per me. Vabbè, c'è DiCaprio che smoscia. È completamente realistico, più che altro. È completamente realistico. Cioè, è proprio una. Quell'uomo non poteva sopravvivere. Cioè, non è possibile. Non è possibile. Infatti, l'attore è quasi morto, lui no. Stafford ce l'ha fatta. Vabbè, allora. Comunque, è un classico film sulla sopravvivenza. Allora, il letto ce l'ho. E lo piazzo. Ti regalo i miei pantaloni, te. E lo piazzo qua. No, perché mi dai robe inutili? No, non iniziare a rompere il cazzo così,
Se no ti chicco fuori. Attenzione. Ti chicco fuori. Attenzione. Chicco un nome bellissimo. Allora io c'ho la resina, i libri vecchi, i tronchi, il legno manto. Cazzo, serviva il legno manto? A fare l'ascia del boscaiolo potenziata. Ah, vabbè, ma sti cazzo. Ma per fargli fare a lui, tipo, che cazzo ne so. Vabbè, il piccone potenziato non sarebbe male. Scarti, però non abbiamo gli scarti metallici. Per fargli fare una mazza chiodata. Io l'ho fatta la mazza chiodata. Ah, l'hai fatta? Ah, servono i chiodi. Giustamente, è chiodata. Giustamente, effettivamente. Armi a una mano. Boh, fatto la mazza chiodata. Così abbiamo fatto anche la missione. Quanto fa di danno sta mazza chiodata? Scusami. Davvero, 17, se mi chicchi poi. Hanno ragione, se mi chicchi poi non entro più. Guarda, ma a sto punto che mi state. Come dire. Aizzando. Mi state un attimino. Eh? La forgia ci vuole un botto. Però vabbè, in realtà si potrebbe già provare a. No, vabbè, non c'è di no. Revenant è il film col protagonista che viene stuprato da un orso. Sì, il concetto. Mamma orsa che difende il territorio. Mamma orsa, tra l'altro, è l'unica roba in CGI. La scena ha dell'incredibile, comunque. E lui sopravvive a quello. E poi, vabbè, non vi dico nulla se lo dovete vedere. Vi dico solo questo, che non è uno spoiler, sappiatelo. DiCaprio muore. Non è uno spoiler. No, vi giuro, non è preponderante alla trama, non serve a nulla a saperla sta roba. Però DiCaprio muore. Ma proprio l'attore, infatti quello che c'è adesso è un replicante, un androide, non è veramente DiCaprio. Frecce, voglio farmi le frecce. Dove cazzo sono le frecce di legno? Oh, a posto. Ti devi levare, sennò non posso più uscire. Vai, vai, vai. Allora, quindi ha detto che dobbiamo farci un rampino, no? Ah, l'aliante. Aspetta, anche l'aliante. La fiamma allora. Non ti dà le ali, ragazzo. Crea un aliante sul banco da lavoro, ti permetterà di spostarti più velocemente. Perfetto per i coraggiosi come te. Non dimenticare che utilizzando un aliante prosciuga vigore. Ah, così, cioè, se mentre voliamo non abbiamo vigore, ci accartosciamo in aria, diventiamo dei sassi. Uguale a Zelda. Plagio? Assolutamente sì. Allora, piatti. Io un piatto lo farei. Grimaldello, e dov'è l'aliante? Creazione manuale? È qua? Non vi è. È un bugiardo lui? È un bugiardo del cazzo? Dov'è l'aliante nel banco? Non c'è. Dobbiamo andare nel banco, è vero, che cretino. E che cazzo serve allora il fabbro? Serve a parlare? A niente. Serve a parlare il fabbro. Aliante, corda e manto legno. Figa. Allora, manto legno io ce n'ho 4, ne servirebbero 8. La corda è reperibile. Prima voglio fare il rampino, perdonami. Quindi mi fisso la ricetta del rampino. Ci servono 4 scarti metallici. Allora, ci facciamo una dormita, giusto per vedere com'è? Ma è giorno. E quindi? Che cazzo senso ha dormire di giorno? Si può dormire di giorno. Abbiamo 3 punti da spendere, Andre, nelle abilità. Scambiamo il giorno con la notte. Allora, attenzione. Il piccone infligge. Allora, abbiamo notato una cosa, ragazzi. Nella scheda del personaggio, cliccando su attributi, si possono vedere, appunto, questi, gli attributi, che aumentano in base al livello da quello che sto guardando, appunto, a livello del personaggio in generale, ma aumentano anche in base al livello della fiamma del nostro accampamento. Adesso siamo costituzione 1, tempra 1, intelligenza 2, non so perché intelligenza 2, che mio personaggio, boh, non si capisce. Resistenza fisica 54, cazzi e mazzi, eccetera. Attacco furtivo, danni 900%, attacco spietato, danni 400%. Però se tu vai sulle abilità, qua scopri che, scegliendo una classe, io farò tank barbaro, tank, il personaggio, il coprotagonista di Breaking Bad, tank, aumenta le costituzioni. Ad esempio, vedete, aumenta di 1 l'attributo costituzione, di 50 punti salute e la vita. Come volete, ci possono fare anche degli ibridi, perché nessuno ti vieta di fare un mago guerriero, da quel che vedo. Cioè. Non è male. L'armatura fisica tiene 10% in più. Sì, si possono fare anche degli ibridi. Io ho fatto il ramo mago da battaglia, infatti, che mi sembra quello più. Io credo che farò costituzione e poi faccio il piccone che infligge danni in più contro oggetti di pietra, comprese vene di risorse, perché no? E faccio forza. No, non posso più. Bene, perfetto. Shit. Vabbè io vado ad accoccolarmi nel letto, se vuoi raggiungermi. Vediamo un po'.
Raccogli. I discorsi di Trezzo. Raccogli, mi è venuto fuori. Se mi trovi nel tuo letto così alle 3 di notte, in sta posizione, cosa mi fai? Che Trezzo è guarito, Trezzo, hai visto che nel giro di due settimane il porno è sparito? Meno male. Ci sono persone che fanno gli intellettuali su Trezzo, è incredibile. Eh sì, è diventato un nuovo Twitch. È diventato Twitter. Una tisana. Ah, ok, fai questo. No? Fai questo, Dax. Siete proprio servizievoli, cazzo. Allora, andiamo a fare in culo verso il nuovo obiettivo, che credo sia dall'altra parte del ponte di Braylin, che c'è sotto. Vedi? Va bene, va bene. Se no abbiamo il rapporto del ponte. C'è un'altra missione qui, la guglia antica. Ma andiamo a fare la guglia antica, che ci sblocca. Ma forse serve... Vabbè, proviamo. Dai. Vabbè, vediamo se serve l'aliante. Forse è quella roba gigante lì, Andre, lo sai. Infatti farei come credo scendo. Che sia quella roba gigante lì. Scendrei. Vabbè, ragazzi, pochi la capiranno. Aspetta, che questa ci serve per la pelle. Bastardo schifoso impertinente. Oppure facciamo come Baglioni. Ci leviamo fuori dai coglioni. Facciamo come Baglioni e andiamo alla guglia altissima. Grande Claudio Baglioni. Gisazzo non è finito. Sì, l'ho finito, ragazzi. Trovate tutto su YouTube. Tra l'altro, quanto è grande la mappa? Non si apre, ragazzi. Proviamo a zoomare. Non finisce, Non finisce. Porca puttana. E la mia doi, ma che è? Porca troia, ragazzi! Ma che cazzo? Questo è 10 volte Skyrim. Incredibile. Vabbè, che la mappa di Skyrim non è tanto grande. Io l'ho rigiocato recentemente. Vabbè, grazie al cazzo, Andrea, anche un gioco di 15 anni fa. Ti ricordi quando abbiamo valutato la grandezza della mappa di Fallout 3? Quanto fosse piccola, perché letteralmente Fallout 3, ragazzi, in 5 minuti la volta la fai in diagonale. Fallout 3 in realtà Fallout 3 è più grande. Se prendi Skyrim, Fallout 4 e Fallout 3, Fallout 3 è la mappa più grande. Non sto scherzando. Sì. Però forse il fatto che sia vuoto e pianeggiante come mappa ti permette di andare da una parte all'altra e all'altra. Skyrim è aspro, ci sono le montagne, quindi sembra più complesso. Ci sono le montagne. Allora andiamo su. Andiamo su da qui. No, ragazzi, non è procedurale la mappa. No, è fissa. È fish, credo. Credo che qua ci sia un albero manto. Ma c'è l'occhio di Sauron lì. Ah, no, è il sole. Cos'è? Sono ghiande queste? Ponte di Braylin. Vabbè, qua c'è un sotto a dove eravamo prima. Mica, sto albero qua. Ma perché lo sto buttando giù? Mi sento uno stronzo. Albero secolare. Vabbè che è appassito. 3 milioni di anni c'era sto albero. Ecco. Okay, vai, abbiamo un manto di legno per due. Butta giù anche questo che ci serve, vai. Skyrim, Valle d'Aosta, sì. Sì, Skyrim è il Trentino Alto Adige, è vero. Oh, minchia, Andrea. Oh, la madò. Gli ho esplosi. Beh, ma le rune ci trovano anche facilmente. Io con le rune dell'arco ho sbloccato l'attacco incendiario. Infatti adesso lo provo. Si può risalire da qui? Così non dobbiamo farci tutta la strada? Assolutamente no. Sì. Forse da qui, aspetta. Dai. Devi pestare l'erba. Se vai su dove c'è l'erba vuol dire che è calpestabile. Grazie. Vedi? Ce l'ho fatta. Questo è Skyrim, ovviamente. Quindi se la fa anche lui. Aspetta, ok. No! Che bello, cadi proprio come quando prendi velocità dalle colline, per esempio. Domani Horror Night, bestiacce, siateci. Tra l'altro, mi è venuta in mente una roba. Scusatemi un attimo, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Ci siamo quasi, attenzione. Beh, potrebbe essere una svolta. Domani potremmo portare The Classroom, se no c'è un altro horror. Quanti ne mancano? Ma siamo su 283. Quindi ne mancheranno meno di 20, dai. Ecco, questo qua è il pezzo di merda che prima mi ha bersagliato con quelle cazzo di... figlio di minchia. Sei morto. Figlio di minchia. Ma questo non è un non morto, vedi? È qualcos'altro. Eh no, ma sono i clicker, c'hanno i funghi addosso. Ok, io sono salito su, Andre. Io no. Bene. Ce la possiamo fare. Una frase, Andre, che ti piacerà. Stiamo aspettando solo te. Non ho stamina, aspetta. Intanto butto giù questa... Non ho stamina, Nike. Questa betulla.
Che mi dà, è vero, mi dà resina. Resin. Certo. In Gnil, grazie mille, Gnil, grazie mille, alla ringraziate Gnil, come al solito, che ha regalato, non so quanti abbonamenti, non ho visto, 10? Ok, ci siamo ragazzi, è fatta. Sono molto allergico alle betulle io. Ho schivato un lupo senza neanche rendermene conto. Beh, abituato con Itil. E memoria muscolare. L'ho ammazzato con una trambata in faccia. Ossa. Andrea, sto sopravvivendo da solo. Sono qua. Non è vero. C'è un villaggio qui, guarda che bello. Ma dove cazzo sei? Potremmo colonizzarlo e farlo dove nostro. Dove sei? Seguimi, ma che seguimi? Io sono già l'obiettivo, dove cazzo sei? Dove stai andando? Io sono all'obiettivo. Ma ci sono dietro, sono davanti a te. Vai avanti. Girati. Con le tue bugie. Vai avanti con le tue bugie. Girati. Vediamo dove ti portano. Girati, guarda dove sono. Ah, spero ti mangi il lupo, guarda. Mica l'ho shottato. Anch'io l'ho shottato. Questa strada è bloccata, per proseguire è necessario il rampino. Merda. Oh, vedi? Ma che due coglioni. Vabbè, fammi raccogliere la fibra. Che cazzo. Ok, aspetta però, posso farlo il rampino? Ma c'è bisogno del banco. C'è bisogno del fabbro, mi torno indietro. No, del banco! Fabbro non serve. Aspetta. Io rampino lo posso fare, non so tu. A me mancano due scarti metallici. Vieni qua che forse ci sono dei nemici che ci danno qualche scarto. Sono avvolto. Ma che c'è un bel pozzetto qua. È morto qualcuno lì, perché è morto qualcuno? Boh, non si sa. Qui la gente muore. C'è una grotta qua, Andre. Piccola miniera di selce. Ah. Che bello. La miniera. Ma che bello. Grazie. Quella Squinto, non è una miniera. Grazie Monkelios, grazie Ignil di nuovo. Dino Bear Grylls, Andrea Ed Stafford. Incredibile. No, sono io Bear Grylls, per ovvi motivi. E la foto dove mi sono gonfiato tipo lui non l'abbiamo mai resa pubblica, vero? Penso bisognerebbe di sì. Ritrovarla quella foto. Allora, qui c'è un lupo che adesso muore. Poverino, se la stavo godendo, era un ululato bello sì, lungo, sì. Quello basso. Si sta facendo proprio i cazzi suoi. Dai, due scarti metallici posso farmelo anch'io. Due coglioni. Senti, torniamo indietro e basta, tanto. No. Sì, torniamo indietro, c'è teletrasporto. Casa livello 2, spostamento rapido. Addio. Bellissimo. Manca pochissimo per The Classroom, lo so. A posto, ruotano. Domani The Classroom. Bene, bravi, avevo un altro horror bello da portare, ma avete deciso The Classroom. Tipo grazie alla Liscia, grazie mille, bestiaccia, incredibile, ma vero. Domani portiamo The Classroom, va bene, bestiaccia. Vado a cercare vinto il dei popolo. Nemici, tu vattene. Eh? Tu vattene proprio. No, io devo fare il rampino. Non parlarmi più. Allora, creazione, corda. The Classroom però io lo farei con un solo nemico, perché con tutti i mostri non si capisce niente. Sei. Un nemico random. Ma ci sono nemici che non abbiamo visto, The Classroom non l'abbiamo ancora esplorato, c'è un botto di roba in quel gioco. Allora, per fare il rampino, posso fare sia l'aliante che il rampino. Vabbè, prima faccio il rampino. No? L'aliante mi servono due corde, vabbè, allora mi faccio anche l'aliante. Ma dove me lo mette il rampino? Ah, qua. 7. Non lo vedo però. Che succede? Me l'ha messo nel menu? Me l'ha messo nel personaggio? Sì. Ah, ok. Costo vigore 40 usare il rampino. Non me lo fa vedere addosso al pupazzo? Ma quanto è bello, ragazzi. Io da vecchio, se non divento così, mi ammazzo prima. Io non lo trovo, il cazzo di metallo. Il metallo! Andrea, non è un gioco per te. Aiutami. Ma scusami, io sono abbastanza sicuro che se fai le forge, se facciamo la forge al fabbro, possiamo costruire. No, con i frammenti metallici potrei fare il lingotto. Che cazzo vuol dire? Dove lo tiri fuori il ferro? Il ferro non si tira fuori da dei frammenti metallici, Andrea. Si tira fuori da delle vene di metallo. Dalle vene verdi di metallo. Dei frammenti metallici. Cioè, non è che la vita è una vita. Che sono i nemici, porco giù. Sto cercando. C'è un'altra strada lì, c'è un sentiero. Lo percorro. Per sbucare dove? Questi sono tutti i punti dove possiamo lanciare. Ah! C'è un libro. Con la parabola. Guerra. Wow. Hanno preso campo di Pikmid. Boh. Hanno ucciso Re Gordmander.
un esercito di pazzi dalle palle, dalla pelle pallida e malaticcia. Che il trampolino della folgore, guarda qua. Ah, sta parlando dei non morti che hanno attaccato l'aguglia. Ah, quindi Baltasar era l'aguglia, questo famoso Baltasar. È l'aguglia, penso sia quella, no? Cazzo, non posso spingerti. Guarda la nebbia, guarda la nebbia, guarda la nebbia. No, ma è bello l'effetto. Allora, c'è un po' di pop-up e di... Vabbè, la risoluzione va a smerdarsi dopo 100 metri, però il gioco è talmente immenso che, francamente... Sti cazzi, sti cazzi. Questo gioco qua mi ricorda anche Outward. Quello in cooperativa, Andrea, qual era? Outward, sì. Mi ricorda anche Outward, Erso, per certi aspetti. Quindi io direi che la città, quando sarà grossa, la chiameremo Nuova Cierzo. È Cierzo. Sto cercando la fibra da 2 ore. Ma ce l'ho io la fibra. Come ce l'hai tu la fibra? Eh certo. Ma perché mi dice che ma scusa, No, allora, calmi. Perché, ma adesso mi dice, l'aliante lo potevo fare. Dove cazzo sta? Ah, perché ho messo la... Mi dia gli scarti metallici. No, non ce li ho. Li ho finiti. Allora, devo farmi la corda, sì. Oh, credo che basterà per sti cazzo di... Però, so. Per l'aliante cosa ci vuole? Magari mi faccio quello. Ma Andrea, devi per forza farti prima il rampino, poi l'aliante. Io mi faccio anche l'aliante perché posso farlo. Ma anche io posso fare l'aliante. Ho capito, ma sono le stesse risorse. Io il rampino non posso, non c'ho il cazzo di ferro. Facciamo l'aliante, proviamo l'aliante, dai. Vabbè, ho capito, ma forse non ci siamo capiti. E mi sono fatto l'aliante. Anch'io mi sono fatto l'aliante. Come funziona? Velocità 10, vigore 4. Andiamo a dormire, proviamo a vedere domani? L'indomani? Sì, voglio il domani, il battesimo dell'aria. Intanto cuocio la carne, va così, domani colazione. Ah. Come si usa il coso? Qua. C'è proprio lo slot adatto, quindi basta saltare da in alto e te lo dovrebbe cuocere in automatico. Dai, è che sta la porta aperta, sta tramontando il sole. No, non è ancora ora? E che cazzo però, si può dormire solo di notte? Questa è una ladrata. Che è sta roba? Non so a che cazzo servono le ossa. Il manto di legno lo lascio qui. Che le ossa, con le ossa ci fai le anche la testa di bruto caduto la lascio qui. I miceli non so che cosa servano, sinceramente. I funghi. Il liquido del manto, pure questo. Che cazzo serve il liquido del manto? Ho la toppa di pelliccia, la lascio qui. La pelliccia la lascio qui, che ci può servire. Le rune, la resina la tengo. Le lucciole mi serviranno per fare... Ah, vero, forse posso fare... Che cazzo chiudi? Buona. Ma perché vuoi lasciare l'arietta che c'è? Però posso dire che i personaggi, anche il tuo personaggio, stai fermo? Però sono fatti bene, dai, pensavo che... No, pure, muovono gli occhi, sbattono le palpebre, guarda. Vabbè, meno male. Dormi, va. No, minchia, non ci arriva la From Software. Dormi, non ci pensare. Ma come... Ah, ho cambiato posizione, anche tu. Ma allora? Sì, il tempo è velocizzato, guarda. Velocità notte per 60? Ma non possiamo dormire... Sì, ma io voglio che diventi... Ecco, è giorno. Ah, è così che funziona? Sì, come The Sims, che era velocissimo. Ah, non vedi che c'erano fighissimo. Le ombre che facevano così. Fighissimo. Carino, ci sta. Così, mentre ti possono attaccare, no? Certo. Olè, andiamo. È fatta. Siamo pronti a volare. Andiamo dove eravamo prima. Cioè, quindi, allora, il nostro obiettivo è quella cosa gigante che c'era. Però andiamo dove eravamo prima, dai. Dove? Di là. Ah, di qua sì che ci serve il rampino. Ma possiamo lanciarci da qui, eh? È che non so come funziona, no, il rampino. Dico, con l'aliante dove eravamo prima, che c'era tutto il paesaggio davanti a noi, lanciamoci da lì. Sì, ma da qua volendo uno si può lanciare e arrivare più velocemente a dove deve arrivare. È che non so, ho paura. Ma non vuoi proprio divertirti, cazzo. Ma mi lancio dall'aliante da qua, Cristo, ma non capisci proprio un H, eh? Vedi dove sono? Mi lancio da qui verso l'obiettivo. L'obiettivo è di là. Ma era più divertente di là. Ma chi l'ha detto che è più divertente? Che cazzo cambia da qui a lì? Cambia, vabbè, che vai, devo far fatica. Oh. Sto volando. Oh. Aiuto, non frena però. Oh. Non frena. Oh. Ok. Bellissimo. Frena, wow. Mi raccomando, frena. E come si frena? Non lo so. Ok. Bellissimo. Non si frena. Sentiero. Non si frena, si cade con stile. Scoiattolo lo volante. Cadere con stile. Che è stato? Ho sentito qualcosa. Il petalo. Ci sono pochi nemici, però. Avrei fatto nella zona tipo del manto. Avrei fatto molto.
Lo so che è l'inizio, però avrei fatto molti più nemici, sinceramente. Molti più rotture di cazzo, perché così mi dà senso di... Cioè, abbiamo ripulito la zona, non c'è più niente. Tra l'altro, se andiamo di là, verso ovest, stando nella fossa, dovrebbe esserci un'altra zona da ripristinare. L'ho visto prima. Ci si lamenta sempre. Ragazzi, bisogna lamentarsi. Lamentarsi è il profumo della vita. Certo. Già di... Grazie mille, bestiaccia. Ragazzi, lamentarsi serve a migliorarsi. Altrimenti, se non ci si lamenta mai... Si ottengono giochi come Starfield. Però io non ce l'ho il rampino, non posso seguirti, quindi. Come non hai ancora il rampino? Certo, è scherzo. Allora vieni qua, che qua solitamente spawna un nemico che il rampino ce l'ha. Cioè, gli scarti di metallo ce li ha. Vediamo se Però mi manca tutto il resto adesso, perché ho fatto l'aliante. Io ti ho detto non farti l'aliante. Che cazzo ti devo dire, Andrea? Lo fai apposta. Andava a fa. Vedi se qua c'è qualche cosa di metallo. Però devi tornare indietro e ricostruirlo. Ma che due coglioni, scusami, Colpa tua. No! Che è successo? Ma sei un deficiente, sei! C'è un altro lì, lo vuoi prendere? Addio! No, ti prego, vediamo se... Che fai? Non puoi? Volevo vedere se saltando, magari planando. Oui! Provo. Eh? Sì! Beh sì, vabbè, da qui sì. Funziona! It works. Distruggi le gabbie. È vero. Attenzione, non so se le sto rompendo. Scarti metallici, li ho trovati. Eccoli, di scarti metallici. Dammeli, regalameli. Ne ho un botto, ne ho. Perché io, esattamente come i gatti, posso venire di qua, ma non posso tornare di là. Come non puoi tornare? Minchia, Andrea, porca puttana. Allora, bisogna rompere le robe di metallo per gli scarti, giustamente. Oh, giustamente. Però non c'è più niente di metallo. No, sì, che posso forse questo, là. Aspetta. Ho rischiato la vita, ma... Questo è legno e metallo? No, solo legno. Il metallo... Sì. Allora, ti do... quanti te ne servono di scarti? 4. Allora, dividi catasta. Dividi catasta. Ah, 4. No, 3. Non sono capace. Dividi catasta. Dammeli tutti, porco 2. Non ti devi permettere. Regala tutto. A posto. No, perché servono anche a me, serviranno anche a me. Non è vero. Vabbè, allora ti aspetto perché io me ne vado. Ti aspetto. Io me ne vado. Allora, creazione, io adesso ho quella roba lì, ma se volessi togliere dalla creazione... Vabbè, facciamo questo, faccio fissa e rimuovi, a posto. Dobbiamo trovare anche un posto dove costruire il nostro nuovo mondo, Andre, perché qua e adesso però faccio il rampino. Sali le scale, ce ne sono ancora, dove? Non è vero, siete dei bugiardi, calunnie, menzogne. No, la corda manca. Due corde. Ah. Ragazzi, ma siamo in pochi stasera perché questi giochi qua non sono nelle corde di Coppi. Nelle corde. Come sei simpatico, cazzo. Questo è il motivo per cui c'è poca gente, perché non lo sopportano. E purtroppo, ragazzi, funziona così. Qua ci sono dei nemici. E me ne frega niente. Sto... No, perché ragazzi è un gioco un po' più serio. Noi siamo comunque un po' più seri. Ho menato delle api. Ci spugli, possono nasconderti. Vado in croce. È un peccato comunque che un gioco del genere... Cioè non è che è un peccato, c'è chi se sti cazzi, chi se ne frega. Però come viene percepito, capito? Magari da guardare è anche brutto. È la Madonna. Da guardare anche brutto, ma non lo so. No, dico, da guardare magari non è interessante come Palworld, perché... Sti cazzo. Minchia, ma che cazzo? Ma non siete mica normali voi, ma datevi una grande calmata. Ma perché urli? Madonna santa, che cazzo di danno fa sto stronzo? Fatemi curare, va. Hola. Ok, c'ho il rampino. Arrivo, posso teletrasportarmi da te? Forse. Prova a vedere. Sarebbe figo. No, posso impostare le tappe. Allora io arrivo volando. Guardaci, controlla il cielo. Mi mangio una Gaberry. Ma che controlla il cielo? Che sei più in basso di me. Ma che stai dicendo? Controlla il cielo, porco giù. Vabbè, io ti aspetto su, va.
Voglio vedere cosa c'è in cima a quella roba e devo farlo prima delle 23. Mi vengono in mente i flashback del Vietnam, del Valheim. Sì, sì. Eccomi qua. Ok, sono su, Andrea. Però qua c'è qualcosa, attenzione. Quindi io questa roba la posso rompere. Sei oltre il ponte, giusto? Sì. Ma che... Allora, che virgulto. Lo traccio con l'antino. Ma mi ha dato gli scarti, no? Beh, lo Sekiro. Ti sfondo. Ti sfondo. Ce la faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. Speriamo che uso la spada, va. Toglie meno, però... Ah, uno scarto metallico. Non si rompe, ragazzi. Dite che ce la faccio a romperlo. Ce l'ho fatta. Ehi! Ma si poteva passare senza rampino, Andrea. Oddio, pieno di nemici. Oh, cazzo! È ovvio, te l'avevo detto. Dammi! Bacchetta crepita. Arrivo. Sto arrivendo. Il loro numero non conta un cazzo in questo angusto spazio. Cazzo, sono di livello 3. Controlla il cielo. Ancora. Controlla il cielo. Niente, l'ho ucciso. È morto per mano mia. Aveva del pollo in tasca. Ma che belli che sono questi torcieri di metallo. Ho trovato una bacchetta credo più forte della tua. Se vuoi dopo te la do. Ma dai. Sono qua, sono davanti a te. Non è vero, non mi giro più, mi sono rotti i coglioni. Non ci casco più. Ma perché 3 di danno? Che è stato? Ci sparano. Dov'è? Ma che ne so. Ah, è là. Immagina questo. All'orizzonte vedi dei pilastri di pietra incassati, oscurati da cumuli di tersi. Ma qua stiamo combattendo, però. La miseria, c'è la balestra. Eh sì, quello c'è la balestra. Minchia. Ma perché la prendo sempre in culo io? Niente, è forte. Godo. Maestro 2023. Oddio, 24. Go. Fammi salire, prima me, che ho le armi buone. Ah, buonasera. Sei buono? Per la donna. È andato. Ciao. Dammi la bacchetta. Eccomi, regalaci. Guarda il cielo. No, e controlla il cielo, non guarda il cielo. Cos'è che vuoi? Ah, la bacchetta, sì. Ho trovato... Boh, non so, è questa, bacchetta crepitante, fa danno 14, sì. Regalamela. Ricicla, ma si posso riciclare? Regalamela, per favore, è il mio compleanno. Allora, no, ma tu non hai capito, si possono riciclare le cose? Sì, ma Andrea, te l'ho detto 6 volte, ma non mi ascolti. E perché non me l'hai detto prima? Te l'ho detto 10 volte, ho riciclato però lo aspetta, scudo. Però aspetta, non tutte le cose si possono riciclare. No, quelle robe che hai costruito, ovviamente. Tipo la spada ruginita. Quelle robe, credo. Cioè, quello che mi serve lo posso riciclare. Ti ridà i materiali di costruzione. Ecco, riciclo questo allora. 14, questo 11. No, è lascia, mi serve. Oddio, no, non mi serve. Riciclo lascia. Cazzo, mi danno... Era di livello 2 lascia e sono un idiota. Danno fuoco. Ma riciclo le robe che hanno le rune dentro, ok. Quello si intende con ricicla. Ah, allora. questa è di fuoco la bacchetta che mi hai dato. Quella che c'avevo prima era di ghiaccio. Ah, figo. Ah, è più forte il fuoco. Allora, dobbiamo tornare su di qua. Te lo sei fatto? Fireman? Sì. Grande. Allora, procediamo per di qua. Sempre che... Dove cazzo vai? Sempre che si possa... Comunque il rampino non era inutile, Andrea, perché voglio dire... Te l'ho detto. Potevamo tranquillamente andare a spaccare il muro e andare di qua. Visto. Come ho fatto prima, però vabbè. Curati. Ah, cazzo, è vero. Tanto un botto di vita, perché ho tutta sta vita qua? Perché hai mangiato roba buona. Ma veramente carne un sacco di costituzione, ma ne ho un sacco. Perché la carne di lupo dà un botto di proteine. La capra. Nel culo, bro. Minchia, Andrea. Minchia, il suono dell'arco è bellissimo. Il suono è fatto molto bene, vero? Proprio senti il suono del legno che si flette con l'aria. No, così. Ma anche quando ti passa una freccia vicino, guarda, stai là, dove sei? Stai là, perché adesso tu mi hai sparato praticamente addosso, senti? Girati. Figo. Hai sentito? Dai, dobbiamo salire qua sopra. Voglio vedere che cazzo succede, poi dopo reaction, come al solito, ormai sapete. Cioè, come al solito, oddio, nel senso. Allora, qua sento... Eccole, è pieno di capre, ci penso io. Vado. E che cazzo! Vai. Ma pensavo ci fosse il burrone dall'altra parte. Vai. Prenditi i funghi, va. Accendiamo il fuoco qua.
E mo c'è un uomo rosso morto. Scarti metallici. Ah, il libro. Briblo. 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 Com'è che si fa a fare il fuoco? Sono le 23. Ecco. Come cazzo si fa a fare il fuoco? Perché non lo trovo mai il fuoco? Sopravvivenza, fuoco da campo. Crea. Dove me l'ha messo? Qua. Boom. Un culo. Ho vinto. Ma perché ne ho un altro? Ma quanti ne hai fatti? Ne ho fatto uno, vi giuro che ne ho fatto uno. Vai, fanne un altro, dai. Hai della carne da cuocere? Ah, cuocio i funghi. Mm. Mm. Più buoni. Che cazzo è stato? Eri tu? Pensavo fosse un capriolo. T'ho visto saltare. No, perché tu sei scomparso, ho visto un'ombra saltare sopra il... Ero io. Bellissimo. Fiore aureolina. Questo qua serve, ragazzi, quando avete le infiammazioni ai genitali. Può aiutare. L'arnica. Sì, sì. E anche arnica, sì, sì. Ecco, no, l'arnica sui genitali no. Artiglio, minchia, ti li sciogli. Inferno. Quel fresco bollente. L'artiglio del diavolo, arnica e artiglio del diavolo. Bellissimo qua, posizione sopra, come cazzo facciamo a salire? Ma è enorme sto posto. È Stargate. Guglia antica, terra di primavera. Ma che bello. Vediamo cosa Guglia, c'è dentro. Che è fratella della Puglia. Pozioni? Pochuan. Pozione della salute. Ok. Abbatti? Che cazzo vuol dire abbatti? Ma come abbatti? Abbassa da battere. Ah, guarda qua cosa c'è. Guarda. Nuovo livello. Che hai fatto? Le guglie antiche fare di luce. Queste guglie si stendono fino al firmamento. Mi stanno rapito gli alieni. Ma hanno rapito gli alieni. Ma dove sei finito? Sono andato in centro alla stanza e ho preso il volo. Ma perché non ti metti le mani nel culo? Scusami. Vieni, ti aspetto. Qua c'è un altro di quei fari. Ma io voglio esplorare, sì, sì. Non voglio correre come fai tu. Beh, scendo. Volevo leggere cosa sono ste guglie, scusami. Tanto qua ci sono delle pelli. Gli alieni, tra l'altro. Gli alieni, sì, sì. Gli antichi possono entrare, ma non li vedo mai uscire. Ho due teorie. La prima, le guglie antiche sono in qualche modo collegate tra loro e i silenti le usano per viaggiare da una all'altra come vogliono. La seconda, le guglie antiche fungono da luogo di sepoltura, come i sacrari della fiamma. Gli antichi ripongono tutta la conoscenza della terra nella fiamma quando lasciano il piano mortale. Tra l'altro, il signor Baltasar, perché spiegare un po' la lore di questo gioco, ha cercato di trovare un sistema per... ibernare le persone, ok? E noi siamo ibernati. Infatti noi quando inizi il gioco appunto vieni ibernato. Wow. Bello. Incredibile. Che sta? È stato tipo Mr. Bean al contrario, anziché scendere si è salito. Ma ci sono le trappole, senti? Sì. Ah, questo sono delle trappole. Sì. Penso di sì. Ci sono delle campane di blocco di metallo. Le porte sono chiuse, non toccare i bottoni. Ci dà del metallo, Andrea. Lo prendo su. Oh, il metallo. Madonna, con che accanimento. E dell'acqua anche. Il metallo viene giù così facilmente? Più facile del legno? Scudo spettrale. Oh. Ampolla di sopravvivenza a Milano, ho letto, al manto. No, questa è pietra. Che è sta roba? L'ho già premuto io. Alcune porte sono chiuse, ma possono essere aperte trovando il pulsante giusto. Cioè, ma che terrazzino! Ci sono anche i minigiochi, ragazzi. Guarda che terrazzino affascinante, l'hai visto? Questo sa di trappola tantissimo, effettivamente. Ho paura. Quello è un mimic. Bello. No! Mazza stella di metallo. Ho trovato l'arco. Anch'io. Aspetta, ho trovato anch'io. Un arco. No, non è che l'ho preso io, hai preso il mio, è diverso. Ah, ok. Già. Vecchi libri, vaffanculo. Elimina. Ma no, l'importante è lo studio. E questo qua, l'arco lungo della foresta, che bello, velocità. È quello che c'ho io. Ah, è quello che hai trovato? L'avevo trovato dal boss. Lo metto è al forte. Posto di questo. Sotto i lupi. Personaggio, mettimi l'arco lungo della foresta. Okay. Floretario della floresta. Bello. Qua c'è un passaggio comunque. Figo. Quanto togli l'arma che hai trovato, Andre? Che è a due mani, te non te ne fai un cazzo. No, non è a due mani, è una mano. Ah, è una mano, quanto toglie?
14. Ah, vabbè, tienitela. Tienitela, tienitela. Non mi interessa, tienitela. Sei molto contrariato. Allora, ragazzi, io direi la prossima volta esploriamo questa torre, che dite? Peccato, vorrei giocare ancora. Anch'io, anch'io, anch'io. Mi sta prendendo un botto sto gioco. C'è un purtroppo di questo passo lo porteremo mercoledì. Perché lunedì no, c'è... No, ma probabilmente... Allora, facciamo una roba, ragazzi. Se volete, al massimo faremo qualche gameplay da buttare su YouTube per portarci avanti. No, perché vogliamo giocarlo, quindi, quindi seguite su YouTube... seguite il canale YouTube, così almeno al massimo ci portiamo avanti da lì. Anche perché... Sì, eccole le trappole. Eccole le trappole. Sì, ma Andre, facciamo una roba. Torna... Allora, stiamo qua, dai. Stiamo da qui. Da qui, dopo continuiamo la prossima volta. Vai, siediti. Ah, a posto. Ma vediamo se possiamo sederci sulle panche, scusami. Se tipo mi metto sulla panca e schiaccio X, che succede? Beh, perfetto. Sì, è proprio così che si usa la panca. Sì, 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 perfetto. Beh, però, vedi, in realtà, chiamiamo le scimmie, sai quelle che si vedono? Sai quelle scimmie che si vedono che rubano i turisti, rubano da mangiare? Ah, sì, che fumano. E le borse. Sei uguale. Anche. Sì, sì, sì. Ok, boom, ritorno al menu principale ed è fatta. È bello! Fatta, ragazzi, e adesso esatto. Reaction. Allora, ti vorrei dire una cosa sul video di Rui Chanet. Fa più ridere quello della città più inquinata, perché succedono robe completamente random in quel video. No, ma dobbiamo vedere cose che tu non sai, sennò che divertimento c'è. Sennò che reaction no, ma sai cosa succede alla reaction. Comunque, aspetta, guardiamo. Domanda da ignorante. Torneranno gli skin di God of War? Sì, sia God of War che Spider-Man li sto registrando, ragazzi. Domenica dovrebbe uscirne uno, quindi non abbiate paura su cosa. Ah, ma c'è Akinator da fare, è vero. Ah, è vero, reaction ad Akinator. È vero. Cos'è? Ah, ci sono anche i quiz. E quante cazzo di roba devo fare? Ci sono anche i quiz. La Vale ha trovato di no, quiz. No, facciamo Akinator. Vado a fare Akinator. Cosa volete fare? Facciamo Akinator. Cazzo di... facciamo tutto. Scusa, possiamo fare tutto. Facciamo tutto. Sì. Akinator, pagina web. Allora, intanto metto una musica di sfondo perché. Cerchiamo Daxin su Akinator. Ma già lo sa, già lo conosce. Già lo sai. Se cerchi Daxin, già lo sai. Daxin, già lo sai. Sì, sì. Eccoci qua, sentite la musica di sfondo, sì. Allora, eccolo qua, lo stronzo di Akinator, cioè, ovviamente senza offesa, senza offesa. Guardatelo, ciao, mi chiamo Akinator, pensa ad un personaggio reale o immaginario, proverò a indovinarlo. Però c'è pure l'app. Tu sei reale? Gioca. Seleziona il tema della prossima partita. Personaggio o animali? Non andiamo con personaggio, ma era tutta sta roba qui. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? Beh... Non ho sentito, andatevi la voce, cos'è? Il tuo personaggio indossa vestiti... Aspetta, chi stiamo cercando però? Chi stiamo cercando? Stiamo cercando... Dai, porco due! Comunque no. Devi capirlo anche tu! Devi capirlo anche tu! Devi capirlo anche tu! Il tuo personaggio è nato in Italia? Sì. Vediamo chi arriva prima, io o lui, dai. Sto cercando me stesso, cretino! Voglio vedere quanto ci metto a cercare me stesso, poi cerchiamo te. Tuo personaggio ha più di 35 anni. Questo è di battuta perché non si può sapere. Non si può la mia età, non si può sapere la mia età. Però scrivi scrivi non lo so. No, non lo so, devi fare. Tuo personaggio ti conosce? Beh, sì. No. Tu e tuo personaggio vivete nella stessa casa? Ma che domanda è? No. Sì. Ah no, sì. Aspetta, correggi. Sono io, scusa. Il tuo personaggio è mai stato un DJ? Sì, sì, non lo posso sapere. No. Sì, sì, sì. Tuo personaggio è una persona? Beh sì, ma no. L'hai chiesto prima, è una persona... Ma cosa fa per questa faccia da culo? La so, stai sbagliando tutto. Tuo personaggio si chiama come te? Beh, sono io. Sì, sì, ci sta arrivando. Tuo personaggio vive nel cielo? Beh, ogni tanto sto fra le nuvole, no. Controlla. Tuo personaggio è maschio ancora, sì. Controlla il cielo. La chiamerò controlla il cielo su YouTube. Tuo personaggio odia il suo vicino di casa? Allora, io odio tutti i condomini, in realtà. Beh, ma tutti odiano il proprio vicino di casa, scusa. Non lo so, non lo so, perché qua devo pensare a cercarmi se metto queste informazioni. Tuo personaggio è una bambina? Non lo so. Sì. Tuo personaggio è un leone? Ma che cazzo? Che cazzo di domanda è? Ma se abbiamo presupposto che non sono animali, te l'ho detto prima. Tuo personaggio indossa abiti femminili? Ma è fissato! No! Sì. Tuo personaggio vive nel tuo corpo? Facciamo no, dai. Tuo personaggio avete lo stesso nome? No. Tuo personaggio è di Cosenza? No. Tuo personaggio è nato il tuo stesso giorno? Sì.
Oddio, devo da dir sì o no? Dico, no, diciamo... no, devi, fai finta che sei uno del canale che stai cercando te. Ma è impossibile così, è un macello. Dovrei farlo io. Tu cerco te. E fallo tu. Allora, chiudi e riapri, che ormai l'hai rotto. Come chiudi e riapri? Chiudi e riapri, l'hai rotto. Ma porca puttana, porca. Porco Giuda. Io cerco te e tu cerchi me. Cioè così. Seleziona, dai, scegli. Allora, che cazzo c'è scritto? Ecco, perfetto, già vedi che non sta funzionando. Personaggio, vai, personaggio. Personaggio. Tu personaggio italiano? Sì. Ma queste robe posso rispondere. Tu personaggio è donna? No. Tu personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Attenzione. No, che domanda è? No, scoperto da chi po'? Dal governo. Scoperto? Nel senso, è diventato qualcuno che... La nostra utenza YouTube. Non viene da YouTube. Tipo Luis, io mai penso no, a Luis. No, non lo so. No, fai no, non lo no. So, fai non lo so. No, fai non lo so, figa! Tuo personaggio ha più di 45 no. anni. No. Tuo personaggio ti conosce? Ma rispondi, cretino. No. Vedi che non sta funzionando? No. Tuo personaggio ha a che fare col mondo dello sport? No. No. Tuo personaggio è noto per la musica? Beh, suona il trombone. No. No. Tuo personaggio ha a che fare con TikTok? Sì. Sì, sì, sì. Oh, il personaggio vive con i suoi amici. Cazzo è Friends? No. No. Che cazzo è? Il personaggio ha una piazza a Parigi a suo nome. Piazza dello spaccio? No, no, no. No, ma la musica si è fermata, scusami. Affanculo. Tuo personaggio si trucca il venerdì? No. No. Tuo personaggio fa spesso scherzi a Kendall? No. Cazzo è Kendall? Chi cazzo è Kendall? No, guarda, si sta sforzando di... Tuo personaggio viene chiamato Imperatrice. Ah, l'Imperatrice è Sinister, quella dei profumi. No, l'Imperatrice. Tuo personaggio ha più di 15 anni, sì, si sta sforzando tantissimo. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Sì, attenzione, guarda come sì. Cambia la faccia. Eccolo, grande. Lo sapevo, bastardo. Oh, grande. Tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? No, che è sciurri. Personaggio ha a che fare con Fortnite? Guarda come no. Pensa di avere la risposta, cretino, no, quanto godo quando sbaglia. Il tuo personaggio è di Roma? No! Becca gli horror. Il personaggio è trasparente? Beh, sì. Beh, un proiettile mi può passare da parte a parte, effettivamente. No. No. Il tuo personaggio è amico di Mr. Dogo? Che cazzo è Mr. Dogo? Che cazzo ne so? No. No. Il tuo personaggio ha la barba, attenzione. Sì. Fermi tutti. Ha a che fare con la scienza? No. Sì. Cioè, oddio. Il tuo personaggio è pelato, ci siamo! Sì. Santone dello svapo. Ha la barba lunga. Beh, questa è specifica, però. Ci viene fuori sì. Santone sì? Dello svapo. Ha a che fare con i giochi horror, attenzione. È fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Quante, ma che foto incredibile. Presentata da X. Copyright IP policy. Ma che cazzo, ma che cazzo è? C'è il copyright sulla mia foto? Ma non ho capito. Dino Cop TV. Ma hanno il copyright sulla mia foto, ma cosa vuol dire? Incredibile. Fagli il culo. Ma li denuncio, bastardi. Bastardi. Perché io effettivamente sono introvabile dal fisco, non ho nessuna peculiarità. Ma non dirlo, Andrea, che è il giorno in cui ti suonano alla porta. Non mi può trovare. Posso inviare un'immagine migliore. Ragazzi, un'immagine su Telegram al volo migliore di questa da mettere al posto di quella che c'è già, dai. Quella dove sei tutto ammiccante. Voi su Telegram. No, scegliete voi. Voi su Telegram, un'immagine al volo. Buttatela su Telegram. Adesso. Che ho fatto? Che cazzo apri è? Apri è un attimo. Apri Telegram. Buttate un'immagine al volo su Telegram. Dai, che la cambiamo subito. Quella è vecchia, è brutta. La mia. Beh, geniale. Metto quella di Andrea, così metti un po' confusione totale. Dai, ti prego. Il tuo personaggio è gay? La stai cercando tu? No, sto vedendo questa ci sta effettivamente, Giorgio. Ah, no, altro, qualcosa di particolare. Era dove sei ammiccante, dove hai pubblicizzato le magliette, te la ricordi? Perfetto, Andrea che fa così ci si potrebbe stare anche. Ah, è stata Ambretta, quindi non rido, dopo faremo i conti. Oddio, io con la spada, eccomi, basta. Ah, ma questi sono gli sticker però, posso scaricare lo sticker? Fai lo screen. Un casino. Ma quanta roba? Aspetta, così è troppo. Cosa mettiamo, ragazzi? Cosa cazzo metto? Queste sono GIF, però. Sono indeciso tra me drogato
Metti quella con i capelli biondi, così mandi. Oh, questa con le orecchie. Questa con le orecchie anche, perché no? Tanto ormai la mia dignità è andata a puttana. No, vabbè, Babbo Natale. Questa di Babbo Natale potrebbe starci, effettivamente. Ma è troppo piccola, Cristo. Aspetta che... Io con dito... Beh, Cyberpunk ci sta, eh. Perché c'è Sabaco? Siete dei coglioni. Daxin, sei un coglione. Cosa ha fatto con Sabaco? Non ho visto. A caso sbuca Sabaco, tra l'altro sembra Slim Shady qua, con i capelli biondi. Che cazzo? No, vabbè, aspetta, ragazzi, prendo una roba al volo, dai, sti cazzi. Ma sì, una foto a caso. Babbo Natale, dai, Babbo Natale. Aggiungi di sti... però no, no, anzi, facciamo che prendo su questa. Ma che cazzo? Come si fa? Come si fa? Affanculo, c'era Cristo, è comparso Cristo al volo. Cristo al volo. C'è così, va. Ma che succede? Che succede? Ah. Cioè, mi hai fatto... Vabbè, qualcuno mi ha fatto la foto adesso. Aspetta. Okay, ah, il meme con io col VR dietro è incredibile. Ci siamo. Dove cazzo me l'ha salvata? Non so dove me l'ha salvata, non importa. Aggiungi immagine. Invia immagine, nickname, la tua email. Ma dai, ma mi devo iscrivere, ma va a cagare tutto sto casino per iscrivermi. Non ho voglia, vabbè, non lo faccio. Perché vogliono i tuoi dati per vendere. Non lo faccio, bastardi. Non lo farò, non mi interessa. Ragazzi, per entrare su Telegram, scrivete punto esclamativo Telegram. Scrivete a Kinator. Premete il link e dopo un breve quiz dove vi chiederemo il codice fiscale, tutto del di voi, tutto di voi. Allora proviamo a cercare il maestro. Troppo alto il volume della musica. Allora proviamo a cercare il maestro. Vediamo se esiste su Kinator, non lo so. Allora nei direct era arrivato uno screen di uno che ci aveva trovato. Personaggio, però per me è difficile. Il tuo personaggio indossa abiti maschili? Perché a te ha chiesto maschili e me femminili? Il tuo personaggio è uno youtuber anche. Quindi sì, fai sì. Gioca a Minecraft? No. A che fare col mondo dei videogiochi? Sì. Di Roma? No. Alla barba lunga? No. Il personaggio ha a che fare con Fortnite? Sì. Personaggio no. Ha pubblicato il video con la propria ragazza? No. Personaggio gioca con Roblox? No. Non so poi nell'intimo. Porta gli occhiali? Sì. Ha raggiunto più di 1 milione di iscritti? Magari, no. Sì. Tuo personaggio fa parte dell'universo Marvel? Andrea, dimmi di sì, ti prego. Sì. Fai video su FIFA. Gira video su FIFA? No. No. Il tuo personaggio è patachino? Cazzo, è un patachino? Cazzo, eh? No. Il tuo personaggio gioca a Brawl Stars? No. No. Il tuo personaggio è pelato? Quasi pelato? Minchia, ma è descrittivo. Diciamo, è specifico, sì. È specifico. È toscano? No. Parla di anime e manga su YouTube? No, ogni no. Tanto, no. Sì, il personaggio no. è una punta centrale. Ma cosa c'è? top Giroux. Ma cosa? Il tuo personaggio ha a che fare con la scuola a pentagramma? Vabbè. Sì. Il tuo personaggio fa streaming su Twitch.tv. Twitch.tv sì, fa ridere. Sì. Il tuo personaggio indovina i personaggi? Mi sta turbando sta roba. Sì. Mi sta turbando sta roba. Fai non lo so. Il tuo personaggio ha a che fare con le ricette? No. Il tuo personaggio vive col suo miglior amico? No. Oddio, Andrea, dimmelo tu. Il tuo personaggio tuo personaggio è protagonista di High School Musical? Sì. Sai, top, sai che. Ecco, sei tu. Stoppi. TV dei numeri? Ma poi sarebbe quasi pelato lui. Allora io che cazzo sono? Sì, effettivamente noi cosa siamo? Abbiamo... No, siamo convessi. No. Digli no. Continuare, direi. Ha a che fare con la con la crittografia, Andrea. No. Tuo personaggio ha i capelli ancora. No. Vabbè, ce li avevi, però un po' stiamo marando. Fai no, qui. Vabbè, il personaggio fa giochi horror, sì. Ha 3 figli. Sì, ma non lo sa. Sì, ma non lo sa, scrive. No. Il tuo personaggio fa parte di un duo? Sì. Attenzione. Sì, forse ci siamo. Il personaggio fa un viaggio nel paese delle meraviglie? Ma che cazzo vuol dire? No. Dipende da cosa assumi. Il tuo personaggio ha anche a che fare con i giochi horror? Sì. Il tuo personaggio ha i capelli scuri? Non ha i capelli, figa, sì, però sì. Sì, dai. Sì. È l'assistente di qualcuno? Attenzione, questo è molto offensivo.
E mettiamo la, sì. La segretaria dice il tuo personaggio ha a che fare con le sigarette elettroniche? Beh, vabbè, teoricamente no, no. Però il tuo personaggio è magro? Sì. Il tuo personaggio indossa spesso un cappello? No. No. Il tuo personaggio vive a Milano? Fermi. Sì. Beh, non può arrivarci. Ci ha già preso. Ci ha preso. Cioè, ma ci sei su Echinator? Ma che cazzo vuoi allora? Ma bellissimo! Oh, sì, ma com'è felice? Tra l'altro, ti rendi conto come tu assomigli ad Echinator? Comunque, se lo fai pelato gli ti metti il pizzetto, assomigli a Echinator. Incredibile, ce l'ha fatta, ragazzi! Ce l'ha fatta. Echinator non sbaglia mai. Quindi sono l'assistente di qualcuno. Sei l'assistente di qualcuno. Bellissimo, è lui, sì, sì. È l'assistente, ora in poi sarà maestro duro l'assistente. Deciso, che ha un server su Valheim ovviamente. Allora, adesso ragazzi, è presto, su Ma che avete in chat? Perché siete triggerati con la Kinetor? Beh, perché la Kinetor è incredibile. Aspettate un attimo, fermi tutti, Assistente duro, sì. Aspettate un secondo. Siamo in quiz, là. Ci sono i quiz sui videogames. Volete fare i quiz sui videogame, ragazzi? Sono carini, sono belli. Potete fare sempre le solite. Le reaction la facciamo domani, dai, con tranquillità, che c'è pure la Horror Night, che siete in di più. Ci vabbè, domani, allora, domani, visto che sei da solo, non l'hai mai vista, fai la reaction a Ruicenet. Ruicenet, scegli tu un video di Ruicenet. Ti mando quello della roba inquinata che fa morire da ridere. Allora, indovina il gioco dalla mappa. Indovina il gioco dagli edifici. Indovina il gioco dalla mappa. Indovina il gioco dalle armi. Indovina il gioco dalle armi. Indovina quale Lego è, Lego game è, ce ne sono un bel po'. Facciamo partire da qua. Cambio dei boss, non c'è indovina il gioco dei boss. Aspetta, fermi. La musica, no, la musica è sbagliata. La però non io vedo in delay, dovresti farmi la condivisione. Se schermo. Faccio la condivisione schermo si rompe, lo sai. Proviamo. Vabbè, vedi, guarda la live. Però lo vedo, vabbè. Attenzione, For Honor. Che gioco è? For Honor. No, mica i tre drammi. Cioè, questa mappa è un trauma. Mi ricordo su questi punti i combattimenti. I due stronzi che si mettevano su A e su B. Quindi direi A e B che erano sui due ponti. Sì, For Honor. Che gioco è? Battlefield, non mi ricordo quale, però. È Battlefield 3. Battlefield 4. Quasi. Battlefield 4. Che gioco è? Halo. Halo 1, c'era Halo Reach, 2, Halo 2, Halo Combat Evolved, It Was Halo Reach. Ma c'è una grafica così di merda, Halo Reach. Andrea, è di 30 anni fa. Scusa. Beh, nel 2010, manco tanto. Che gioco è questo? Questo dovrebbe essere un qualche Call of Duty, ma non so quale. Forse Modern Warfare, il penultimo, possibile. Modern Warfare 2. Forse Modern Warfare 2. Incredibile. Infatti. Incredibile. Follow Me For More. Ma è stato una merda. È stato veramente una merda. Proviamo. Però devi darmi tempo a me di rispondere perché vedo tutto in delay. Ok, vediamo. Senti, attiva la condivisione schermo. Fidati di me, fidati. No, non mi fido di te. Fidati no, del tuo assistente. No, cazzo, sta spoilerando tutto, Cristo. Sta fermo. Fidati del tuo assistente, fidati. Aspetta, allora, facciamo così. A posto, va, sta andando? Yes. Aspetta che non vedo però che cazzo sta succedendo a te. Vabbè, non sta succedendo niente a te, perfetto. La vedi? Sì. Indovina il gioco dall'edificio. Prima ce lo siamo spoilerati, anche se era abbastanza facile. Che gioco è? Bloodborne. È Resident Evil, cretino. Non è vero, bene, lo so, sei visto prima. Resident Evil Village. Poi, che gioco è? Questo qua, dai, famosissimo. Wipeout. No, Andrea, c'ho le rampe da skate. Ah, Pro Skate, sarà per Tony Hawk Pro no, Skate. No, si chiama proprio Skate. Ok. Ah, quello rotto di PewDiePie, te lo ricordo. No, sì, forse sì, forse sì. Quello sì, l'ha quello. Fatto proprio PewDiePie. Che gioco vabbè, è? Vabbè, questo è palesemente Skyrim. Vabbè, Elden Ring, ragazzi. It Was. Ma dai, ma insomma, fai tre domande, ma un po' più lungo. Ma sono facili, porco d'inci. Ma quanti giochi avete giocati? C'è il secondo della mappa, c'è il secondo della mappa. Fermi, c'è il secondo della mappa. Ecco, questo, ci siamo. Che gioco è questo? Questo è forte. Luigi's Mansion? No, questo forse è Super Mario Sunshine. Che cazzo è sta roba? Ah, Plants vs... Cioè, siamo proprio degli ignoranti. Sapete perché? Perché non giochiamo i giochi di merda, ragazzi. Giustamente, io gioco roba seria. Che gioco è questo? Perdere. Cos'è? Vice City? No, che è? Questo è Cyberpunk. Che cazzo di gioco è? È vero. Call of Duty, ma quale? Ah, Cold War. Ma con sta grafica di merda, ragazzi.
Ma questo gioco è uscito due anni fa e c'ha sta grafica di merda. Ah, in realtà è uscito 5 anni fa, quindi... Però da condividere. Beh, oddio, Cold War, ragazzi, è uscito 3 anni fa, dai. Ma basta aumentare. What the game? Cioè, what's Splatoon, the game? Cos'è? Splatoon, non lo so. Splatoon? Sì. Splitgate. Cazzo. Ah, Splitgate, è quello che volevamo provare, tra l'altro. Ma non è vero. Cos'è questo gioco? Questo è Rainbow Six Siege. Alan Wake. No, questo è Rainbow Six Siege. No, è quello là dell'horror degli ragazzi. A me sembra Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Lo sapevi già. No, non lo sapevo già, cazzo. Ci abbiamo fatto 30 partite. Non ti ricordi qua che spawni sotto l'elicottero e poi entri dentro in casa? Un gioco di merda, Rainbow Six. Che tra l'altro l'ho convinto non è vero. Non è vero, è che come al solito ogni cosa che tocca la Ubisoft la rovina. Follow for more. No, non ti seguo. Tanto se ti seguo smetto di vedere i tuoi video. Dai, dalle armi. Vabbè, ancora Call of Duty. Però ragazzi, non ci sono tre giochi al mondo, La Raygun di COD Black Ops e il fucile a cecchino. Il fucile a cecchino di COD Black Ops. Figa, ma ragazzi, ma giocate più roba, porco Giuda, dai. Dai, bella sta popolare, musica, mi ricorda... Attenzione ancora, Elden Ring, vai, Elden Ring. No, questo qua è COD, Elden Ring. Vabbè, Halo. Vabbè, ma allora. Minchia. Oddio. Questo è coso. Ce l'ho questo è coso. No, adesso me lo dici. C'è la punta della lingua. Adesso mi dici cos'è coso. Esiste. Come GTA? No, ma come Ola? GTA? Ma che cazzo? Come Ola, da... Ma come GTA? Ma come GTA 5, ragazzi? Ma per con che armi sono? Destiny? Questo... Comunque io lo voglio un phone così. Non ho i capelli, ma... GTA Edit. GTA 5. Era GTA, che cazzo di arma è questa? Scusate. Quella degli alieni. Ancora questi alieni. Alieni. Ma che è sta roba, ragazzi? Mai vista? Ma è una mod? Sarà degli alieni? No, sarà boh, online. Quello dell'online. Ah, e chi cazzo lo sa? Questo è Resident Evil. Resident Evil. No, quello là del Marcus Phoenix. Come si chiama? Gears of War. Possibile? Ah, Battlefront. Minchia. No, non ne avevo la minima idea. Follow for more. Ecco, questo è già più difficile, così ci sta. Perché non giochiamo, noi non giochiamo sparatutto, cioè non, se non gli giochi quei giochi. Sì, effettivamente sei un po' di competenza. Fai fai da qualcosa di più. Dagli edifici, credo. Questo deve essere difficile. Aspetta, allora abbiamo sempre vabbè, Halo di sfondo, però questo qua è sempre Call of Duty, non mi ricordo quale, però. Vabbè, questo è la modalità zombie, Black Ops 2, ottimo. Poi abbiamo The Witcher, incredibile, questo è proprio irriconoscibile, The Witcher 3, esatto, e... God of War, ovviamente, God of War, vabbè, cosa, strano che l'abbiano messo, incredibile, 2018 ovviamente, e... non lo so. Che cazzo è questo? Sembra... Non si vede nulla. Sembra Modern Warfare. Sembra Turok per PlayStation 3. Sembra Modern Warfare a me. La skyline che si vedeva in Modern Warfare 2. Halo Reach. Ah no, è Halo Reach. Hai rotto il cazzo questo Halo Reach. Sembrava Turok. Cyberpunk ovviamente. La merda c'è annusa. Sì, effettivamente. Basta, finito. Cos'è? Esatto, your journey is over. Choose where to take your last breath. No. Queste cose qua mi rompono i coglioni. Mi fanno incazzare. Il gioco dalla mappa, quale gioco Lego è? Vabbè, ma questo è facile. Ma i giochi Lego fanno cagare. Vabbè, Lego lo Hobbit. Vabbè, questo lo Hobbit. A Lords of the Rings. No, è diverso. Questo è Pirati dei Caraibi. Che cazzo è sta roba? Piraibi dei Caraibi. Poi questo è, vabbè, Jurassic Park. Porco giù. Ma si capisce dai personaggi, a parte prima che abbia sbagliato, è facile. Questo è Harry Potter. Questo è It Was. Vabbè, cazzo vuoi che sia? Vabbè, scusatemi, sono cretino, se non clicco. Star Wars di nuovo, però non so quale, sinceramente. Quello dove Anakin viene catturato. Star Wars 3. Sì. Boh. No, quello sui Lego non lo facciamo perché sono tutti... sono facili. L'unico gioco bello di Lego sai qual è? Lego City, quello dove ti potevi costruire la città e farci le missioni dentro. Allora, a proposito di Lego City, la musica City. Di Skyrim, porco giù, c'ho i flash del piano. Se guardi su Telegram, ti ho attaccato un messaggio dove mando link di un videogioco horror molto videoludico. Cosa vuol dire?
è bello, potresti vederlo. Dopo lo guardo, aspetta. Mica sta musica è Skyrim, ragazzi. Che cazzo cos'è sta roba? Che gioco è questo? Strike. Ah, golf qualcosa, immagino. Una palla da golf gigante. C'è una mazza, Tiger Woods. Wii Sport? Ma come Wii Sport? Ma che ma cazzo c'entra con Wii Sport sta roba? Ma perché sono i filmati di intermezzo dove si vede la città fatta ma male. Vadano a fare in culo. Mettimi il gameplay, pirla. Che gioco è questo? Non lo so, The Bully? Scores. Ah, The Duff, Scores. No, è quello dei Simpson, dai. GTA con i Simpson. Simpson il videogame. Che dovevano fare il remake, tra l'altro, che purtroppo l'hanno annullato. Hit and Run, esatto, la The Simpson. Bello, bello. Bello, bello. Il boss, il boss finale era, bello, era bello. Dio, era bello, bello. Questo cosa potrebbe essere We Happy Few. La We Happy Few, sì. We Happy Few. Oh, ma le so tutte, cazzo. Ma che cazzo ci vuole? Questo qua è Resident La luna Evil. Nera, la luna rossa, cioè. Ma sembra sempre Resident Evil. Si vede un cazzo, eh. Outlast. Outlast. Tu dimmi. Outlast 2, quindi per quello l'avevo riconosciuto. Ah... Questo è invece Halo, la butto lì, tanto ormai, quando non sai cos'è è Halo, è Halo Reach. No, questo qui è A-Bodicy. Questo qui è A-Bodicy. Allora, è Jedi Fallen Order. Vedi? Lo Jedi Fallen Order è un gioco carino, ma mi ha fatto cagare, non so spiegarvi. Che gioco è questo? Horizon Boy. No. Fallout. No. Halo Reach. Ma no, è quello famoso, vabbè. Rust, ecco. Non mi veniva il nome, ragazzi. L'ho riconosciuto dalle texture di me. Sto gioco è una merda. Rust è una merda. Follow for more. Boh, dai, ragazzi, ci fermiamo qui per stasera. Carino, però, ci sta. Vi piacciono sti quizzetti o. Quizzetti. Voglio un gioco videoludico. Ma che vuol dire? Ah, aspetta, ragazzi? Devo vedere il link che mi ha passato. Aspetta. Un gioco videoludico caratterizzato da un videogioco. Presenta caratteristiche da videogioco. Molto. Penso i zuccheri sono entrati in circolo. Voglio le caratteristiche. Ma quando è che non vedi Telegram che c'hai 300 messaggi? Ne ho 6. Qual è il video? Ah, The Escape Together. Sì, sì, Lori. Ma lo conosciamo, ragazzi. Lo conosciamo. Ce l'ho anche nella. Quello che ha fatto? Quello che ha fatto Nervi. Ah, okay. Sì, no, credo anche possibile. The Escape l'abbiamo messo nella lista desideri. Sembra carino. L'abbiamo guardato, sembra un po' sempre la stessa solfa. No, più che altro, ragazzi, che voi avete il potere di consigliarci dei giochi che poi, se vai su Steam, c'è scritto valutazione per lo più negativa. Che non l'abbiamo portato perché guardandolo abbiamo detto è sempre la stessa solfa. Stiamo facendo bene o male dei giochi horror fighi. Esatto, non volevamo abbassare un attimino. Cioè, non è che sia brutto, perché probabilmente magari lo è. Sempre la stessa pappa. Cioè. Io non so che cazzo sta venendo il vomito. Cioè, che cazzo è sto trailer, scusami. The Escape, Coming Winter 2017. Ma è questo? Ma questo è un po' vecchio, però. Freschissimo. Ma è questo? No, ma non è questo. Penso di sì, hai cliccato il link, sarà quello. No, non ho cliccato il link, scusami. Quello lì l'ho ricercato su co. Aspetta. Per quello sembrava bello, però. No, fa cagare, scusa. The Escape Together, vedi? Che cazzo. È questo qua. Questo è appena uscito, in teoria dovrebbe essere uscito qualche settimana anche fa. Perché c'ha la graficozza incredibile. There is something in the house, è il solito fasmofobia like. Sì, con la casa che c'è, è da Demonologist che quella casa ci tormenta perché è sempre quello. Ora voi vedete? No? Bene, perché è così tutto il trailer, io l'ho già visto. Jane, we are about to leave for... Però se volete magari più avanti lo si porta. Sì, si può portare. Però per ora in coppa capite che allora, io domani avevo un altro horror da portare, ma siccome ha vinto The Classroom, domani portiamo The Classroom. Cioè, siamo arrivati alla sub goal, domani proviamo The Classroom con i nuovi mostri, cerchiamo di capire. Comunque io il piano B dell'altro horror ce l'ho, quindi casomai anche The Classroom, vediamo che non c'è nulla di nuovo e ci stanno prendendo i coglioni, niente, giochiamo all'altro horror. Quindi io comunque tranquilli che l'altro horror ce l'ho. Non vi dico qual è per due motivi. Uno, effetto sorpresa. Due, non so quale gioco sia. Devo ancora scegliere. Capite? Capite perché io non guardo i trailer dei giochi horror? Perché se li guardassi non li giocherei. Ma non perché fan paura, perché fan cagare. Cioè, se io vedo sta roba e non vedo un cazzo per un quarto non d'ora... Non sanno pubblicizzare, ma anche il gioco horror ho comprato io in VR. Mi sono stupito perché da come l'avevano pubblicizzato sembrava uno spara con gli zombie. Invece c'è un'atmosfera horror figa. Non sanno pubblicizzare i giochi, cazzo. E se è horror, peggio ancora.
Allora, ragazzi, noi ce ne andiamo. È stato bello giocare insieme. Domani è un altro giorno. Digerite sempre tutto. Mi raccomando, 21:30 Horror Night. Ricordiamoci dei QDSS, perché scrissero in un titolo: Palward è una ladrata, quindi verranno uccisi probabilmente. Ma basta, io mi devo incazzare questa storia di Palward. Fate i bravi, fate i buoni. Vedrete, rivedrete Enshrouded su almeno con un gameplay su YouTube. Quindi preparatevi, che sicuramente giocheremo. Almeno una puntata la vedrete lì su YouTube, poi comunque in settimana ci organizziamo per fare tutto quanto, bla bla bla, solite robe. Dovrebbe uscire anche appunto un episodio di Spider-Man, non di God of War, di Spider-Man domenica, perché li faccio ad alternanza, ragazzi, prima Spider-Man, poi God of War, eccetera eccetera, quindi per chi sta aspettando gli hotkin arrivano. E niente, questo è tutto da Gimilione e Dino, perché lui è Dino, ovviamente io sono Gimilione. Noi ci vediamo domani alle 21:30. Andrea, mi raccomando, ricordami di reactare a quel canale lì che mi hai detto tu. Vediamo un po'. Buonanotte, bestiacce, grazie, fate i bravi. Aspetta che devo togliere l'obiettivo live, ok? Ciao, è stato un piacere. Ciao, ragazzi. Ciao.